Da. Ma cazzo, torpe! Cazzo, bastardo! Abbiamo ancora neanche iniziato e già Mante è andato a prendere la birra, perché quello che state ascoltando è fame. E siamo delle persone molto serie che però funzionano ad alcol, un po' come i vecchi motori dei Redneck. Esatto, esattamente. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Ci trovate su fumblegdr.it e su QWERTY.it, dove potete diventare soci di QWERTY, fare delle donazioni, andare nella nostra wishlist e regalarci i manuali e giochi in scatola che ci sono elencati, o attrezzatura, perché c'è anche quella. Grazie a chi ha fatto le donazioni in tempi recenti, perché con le donazioni abbiamo potuto prendere una luce che non si vede perché è fuori dalla telecamera, ma fa o di brutto fa, ed è fichissima pure, e una esatto. Webcam che useremo da settimana prossima con la leggenda dei 5 anelli. Ma questa sera siamo qui a giocare a Memento Mori, e con noi c'è l'autore Andrea Felicioni. Ciao ragazzi, benvenuto a Fumble. E io ho letto tutto il manuale di Memento Mori il giorno che l'ho comprato a Lucca. Grande, un stoico. Sì, sì. Mi piace leggere manuali. No, è stato subito un colpo di fulmine, e quindi riuscire a fare questa puntata, avevo proprio voglia di farti giocare con noi questo gioco. Se vuoi dirci due cose su Memento Mori e poi magari diciamo qualcosa sui personaggi. Sì, siamo subito. Se allora vuoi fare ancora un po' più casino, Manto. Allora, Memento Mori, facciamo una che facciamo? Una panoramica, diciamo. Sì, fai una panoramica veloce. Ma sì, dai. Allora, è un gioco ambientato nel 1300, diciamo in un quinquennio, a metà del 1300, in cui in Europa, come sapete, si era diffusa la peste, una delle più grandi epidemie di peste della storia, che aveva dimezzato la popolazione europea. Noi andiamo a giocare questo gioco che vede come protagonisti persone comunissime, quindi anche loro, non aspettatevi di certo dei personaggi eroici o qualcosa di particolarmente epico. Ma credo che nessuno ascoltando Fumble si aspetti dei personaggi eroici. Magari epico sì, eroici no. Esatto. Anzi, io direi che sono anche abbastanza disgraziati. E queste persone, come vedremo poi in sessione, scopriranno che esiste una realtà al di là della nostra, che noi uomini ignari non percepiamo, quindi anche noi al tavolo non percepiamo questa realtà, ma vi assicuro che esiste. E vedremo come loro potranno attraversarle e scoprire cosa c'è al di là. Direi che come incipit è proprio questo. Ah, diciamo anche che il loro scopo in teoria sono 5 personaggi, 4 personaggi scusate, che hanno un grande sogno. Questo grande sogno è il loro obiettivo di vita, ma la peste lo sta bruciando brevemente. Considerate che in una settimanina la peste fa fuori una città. Faceva, sì, no, diciamo una persona, poi anche estesa poi all'Europa intera, e tenete conto che aveva una mortalità del 90%. Quindi la peste era una condanna a morte di fatto. Questo è quanto, giusto per stare, insomma, ho visto che ho lanciato per un po' leggeri, di sì, ho visto che ho lanciato un po' di allegria. Fate non vedi le lacrime che scendono. Io inizio a presentare allora il mio personaggio, sì, che si chiama Lisara, chiamata Volto Oscuro. Sì. Il suo sogno è interrompere il commercio degli schiavi nel mondo e liberare chi è oppresso, mentre il suo incubo è esattamente l'opposto, passare la vita a torturare e opprimere i deboli. I suoi legami sono un bracciale di uno schiavo, mm-hmm, che porta sempre per ricordare che la sofferenza è un'arma,
sua madre, che aveva una storia per tutto e le raccontava la sera per farla addormentare, e la steppa in cui ha dovuto sopravvivere, in cui si è sia preda che predatore allo stesso tempo. Perfetto. Vado, io sono Claudiano, detto Corrimuri. Sono un ragazzino di 11 anni che è cresciuto in un bordello e da lì ha, diciamo, ha avuto la sua impronta di vita. Ha come sogno conquistare il vero amore di una principessa, quindi sganciarsi dall'ambiente della lussuria e avere un amore più teorico, platonico, cerebrale, sentimentale, e come incubo invece rimanere da solo. Ha come legami col mondo, allora, un fermaglio femminile che era, se non sbaglio, di mamma. Ricordo il primo rapporto sessuale con una prostituta, giusto? Già, già giusto. Molto peggio. Speriamo che le due cose non coincidano. No, ecco. Esatto, esattamente. È il papà qui il problema, nel senso che la persona che lo ha segnato invece è suo padre, che lo faceva lavorare nel bordello subito e soprattutto l'ha educato ad arrangiarsi in qualsiasi momento. Certo. E poi l'infanzia nei vicoli, cioè una persona che ha avuto la capacità di riconoscere subito, proprio per cavarsela da solo, le persone difficili da quelle facili, invece. Perfetto. Poi abbiamo Hector. Non mi ricordo l'epiteto, che era Sognatore, se ricordo bene. Allora. Man veloce. Sì. Cioè, anche il nome è molto importante, come vedremo. Il cui sogno è creare la grande opera d'arte mai realizzata. E mi sa che si orienterà verso qualcosa di molto latresco. Così. Il suo incubo è essere ricordato eternamente per il suo fallimento, e sarà molto latresco perché il suo legame materiale è una carta truccata. Già ci basiamo su quello. Esattamente. Ha un forte legame affettivo verso il fratello Xaver, che ha quasi accoppato in uno dei suoi sogni esperimenti. Esattamente. E il suo legame con il passato è appunto legato col fratello Xaver. Dopo questo incidente lui ha un sogno ricorrente che gli pronostica qualcosa che dovrà avvenire prima o poi. Detto questo, Manto. Sono il signor Dionigi, l'Arnaldo, detto il Vampagenti, che vorrei riuscire a capire, inteso come il Vampagenti. Quello che fai accendere. È il sommillatore. Bellissimo, sì, okay. Esatto. Non dai fuoco alla gente. stava lì un po'. Qua c'è da chiarire subito. Se no finisce, finisce veloce. Sono un mercante veneziano senza scrupoli, abile truffatore, soprattutto nei confronti di quei maledetti bifolchi genovesi. Purtroppo mi hanno già arrestato una volta, finito nella prigione sono riuscito a evadere e infatti mi porto dietro una coda di ratto per ricordarmi che tanto c'è sempre modo per scappare da qualche parte. Perfetto. Presumo che il resto del ratto me lo sia mangiato. Mi rifugio in un monastero per far perdere le mie tracce, prendo i voti, ma non me ne frega una ceppa, perché tanto l'importante è far credere alla gente che tu sia ciò che vuoi che credano tu sia. Perfetto. Mi sono perso, l'ho detta giusta, vabbè. Che quindi torniamo all'altro mio legame, credo che sia, perché sono gli anni in monastero, che appunto. Che mi permette, che l'idea è quella che ho detto adesso, ovviamente calato nella bugia mi do al pellegrinaggio per andare dal monastero, perché va bene qualche anno in monastero, ma poi bisogna anche fare altro, e mi arrestano di nuovo a Caffa e li mortacci loro, e sono bloccato lì. Nel frattempo probabilmente ho fatto amicizia anche con un mercante di seta che, siccome era simpatico, stava sperimentando un nuovo spritz e mi ha avvelenato. Però, quantomeno. Sì, sì, giusto, sono ancora vivo. E, poco. E lui parte morto. Ciao, io vado a casa. Ho come sogno quello di diventare il nuovo doge di Venezia, perché sognare in piccolo è da bifolchi. Certo, mi sembra per persone giusto. Proprio. Gradirei non morire povero. Esatto. E l'incubo? È quello. Gradirei non morire povero. Un po' parafrasato, diciamo. Vabbè, una vita eterna di miseria, fame e povertà. Sì. Diciamo che il contrappasso era col diventare il nuovo doge, quindi insomma c'era un po' di gioco. Vieni con me, ti insegnerò a rubare. Esatto.
Colgo la palla al balzo per dirvi una cosa, ovvero che se noi stasera giocheremo un inizio, proprio un'introduzione, ma se ci fosse la possibilità di fare un'intera avventura, alla fine dell'avventura noi dovremmo scoprire se si realizzerà il vostro sogno o si realizzerà il vostro incubo. Per voi non c'è altro destino, quindi ciò che avete scritto sulla scheda, sia che sia il sogno che sia l'incubo, sarà la fine del vostro personaggio. C'è da stabilire quali dei due. È un gioco binario. Da questo punto di vista sì. Questa scelta dipende da, un'altra volta scusa la ripetizione, dalle scelte che farete quando anneriremo i vari attributi del gioco. Quindi, a seconda di ciò che andrete ad annerire con la matita, si scoprirà in teoria nel finale, ma più o meno potrei farvelo intuire già stasera che fine farete. È tutto chiarissimo, è bellissimo, mi rimane soltanto una domanda. Sì. E questa la birra che hai portato, così l'apro. Sì, ma... E... focalizzato sul gioco. No, ma Martino non era nemmeno nella webcam, era a prendere la birra. Quindi. Ma è il suo lubrificante. Sì, sì, certo, chiaramente. Va bene, andiamo avanti. No, ma io e Claudio parliamo di birra da oggi pomeriggio, quindi non c'è problema. Volete fare un giro di regole rapidissimo per partire? Dai, una roba molto... O volete partire proprio kamikaze? Beh, giusto un accenno sul tipo la sfida basica, eventualmente. Ok, allora. Memento Mori si basa sul dado da 6. Quindi bisogna munirsi di 6 bianchi. Ne abbiamo tipo una cinquantina dadi bianchi preferibilmente e dadi neri o colorati, insomma vanno distinti due pool di dadi. Okay. Facciamo blu e rosso, visto che abbiamo quelli, o abbiamo anche bianchi lì? Ne abbiamo sotto bizzarro. Fondamentalmente, per superare una prova io fisso una difficoltà come master, tirate sempre voi in combattimento, in ogni situazione tirate sempre voi, io fisso solo delle difficoltà e voi dovrete semplicemente sommare due pool di dadi di base, ovvero il vostro attributo, che sono gli organi, sono nervi, cerebro, cuore, viscere, e sommarli al sangue. Il sangue, come vedete, ha tre slot e vi dona sempre tre dadi. Uno sempre nero, perché è nerito di default dal gioco, okay. E gli altri due sono bianchi. I vostri organi adesso, che siete sani, tra virgolette, vi danno dadi bianchi al momento, si parte così. Man mano che il gioco andrà avanti, dovrete man mano nerirli, quindi i dadi si diventeranno sempre più neri e sempre meno bianchi. Certo. Ok, il risultato di 5-6 è successo e col dado nero ci sono due regole aggiuntive. Il 6 nero vi dà 3 successi, è considerato un critico oscuro, quindi potrete anche aggiungere dettagli magici, dettagli sovrannaturali alla vostra azione. L'1 nero vi toglie un successo sano ottenuto con altri dadi. Dovete semplicemente superare la mia difficoltà con il numero di successi ottenuti. Questo è proprio la base. Aggiungo una cosina che è rapidissima: voi potete aggiungere nome, legami e virtù in ogni circostanza in cui si possono collegare alla storia e alla narrazione. Con un gioco di parole, con un'idea, con banalmente, se devi fare un'acrobazia, Claudiano, per esempio, hai acrobata, certo. Vai, aggiungi un dado. Quando andrete a nerirli questi slot, anche questi vi daranno dadi neri, bianchi e neri, sempre il gioco è sempre questo. Queste proprio sono le basi minime. Poi, se volete, possiamo in gioco, vedremo un po' come funziona la corruzione e quant'altro. Ok, direi che possiamo partire. Magnifico. Allora ragazzi, aspetta che prendo un attimo il manuale, prendo la birra. È importante, io intanto farò vedere in webcam un attimo il manuale, sì, che è bellissimo. Molto 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 bello, già solo come oggetto da avere nella libreria. Innanzitutto la copertina, che è bellissima, ma le illustrazioni dentro un po' richiamano i disegni medievali e un po' richiamano Berserk, quindi un po' ci sono un filo trovato. Un film di Berserk che piango. Ma quindi Berserk quando era bello, ecco, okay. Quindi... No, aspetta, però io non sono del partito di che adesso è tutto brutto, Adesso facciamo. Non prendiamo... è che è brutto, è che non finirà mai. No, è quello, ma lui se lo vuol portare nel lato lì. Comunque, allora. Ce lo mando io a breve se continua così. Così, un'allegria. Ok ragazzi, allora iniziamo.
Parliamo della, di dove ci troviamo, perché i vostri personaggi sono tutti nella stessa città, quindi abbiamo Claudiano, nato e cresciuto nel bordello, Lisara, anche lei come schiava, cresciuta in questa città, schiava e poi costretta a uscire nella steppa per poi rientrare, Hector di origine spagnola, che però per motivi militari e per motivi di background si è spostato lungo i Balcani, e infine abbiamo Arnaldo, anche lui invischiato in mille traffici, mille giri, con lui si può trovare una giustificazione qualsiasi per piazzarlo in qualsiasi luogo dell'Europa, e la stima di tutti i miei personaggi, ma tutti loro si trovano inizialmente nella prigione di Kaffa. Kaffa è una città della Crimea, l'antico nome di una città della Crimea sul Mar Nero, e all'epoca era una colonia genovese di estrema importanza, perché era effettivamente uno snodo fondamentale per il commercio, e come ben sapete che era stava alla base delle due repubbliche italiane. E immaginate Kaffa come una città tra l'altro molto popolosa, perché all'epoca era, diciamo, quasi una capitale bella importante, ma immaginatevela come un miscuglio di culture e stili, un melting pot che a livello medievale era piuttosto raro da incrociare per l'Europa. Piccola parentesi, il Medioevo di Memento Mori, il 1300, dovete cercare di immaginarlo non come il Medioevo rinascimentale, quello a cui siamo tutti portati più a pensare, tra virgolette, il Medioevo, quello un po' più bello, tra virgolette. Il 1300 era un secolo un po' cupo, è più il nome della rosa, quindi una povertà dilagante, analfabetismo, quindi siamo proprio in una situazione, tolta la peste, che quello è proprio la ciliegina. Quella è la ciliegina. Ma siamo proprio in un'epoca in cui si sta arrivando al 1400, ma siamo proprio a terra. E quindi dovete immaginarvi Kaffa come una città fondamentalmente come stile, grosso modo, un'antica città della Grecia, edifici bassi, una tendopoli che circonda tutta la parte centrale della città, mercati, scambio di spezie, di qualsiasi tipo di merce che proveniva dal Mediterraneo e non solo. E al centro c'è questo palazzo signorile dove attualmente è stanziato il console genovese. Genova ha ottenuto questa colonia per concessione di un khan, quindi un generale tartaro, qualche secolo addietro, ma questa zona è una zona caldissima per tantissimi motivi. Voi partite all'interno della prigione di Kaffa, siete lì, siete stati imprigionati, io direi, non da troppo tempo, al massimo quello che è dentro da più tempo di voi è da un paio di settimane, qualcuno è fresco, decidete voi, possiamo farlo liberamente, e siete tutti lì, vi conoscete quantomeno di vista, siete in celle da due, incatenati al muro, ovviamente senza sedie, panchine, nulla, si dormiva così contro la parete e incatenati al muro. E tra l'altro sarebbe anche buffo tipo dire i motivi per cui siete dentro. Io sono dentro per motivi ignoti, nel senso che non ho fatto nulla di male, sono dentro, sono il classico innocente in la galera. Congiura, la congiura, esatto. Tu dentro. Esatto. No, è successo, non ho infranto leggi, sono finito in mezzo sostanzialmente. Esattamente. Sono finito in mezzo a un casino e hanno tirato dentro anche me e mi hanno buttato dentro. Esatto, e lì non c'era un processo. Esatto. Giustizia sommaria, diciamo. Esatto, sono passati, mi hanno tirato su e mi hanno buttato dentro. Io invece ho picchiato e malmenato un uomo che cercava di violentare una ragazza per strada. Ed essendo io stessa una ragazza, la colpevole alla fine sono diventata io. E quindi mi hanno sommariamente arrestato e buttato in una cella per dimenticarsi di me. Esatto. Io invece ho fatto lo spavaldo col gioco delle tre carte per tirar su qualche moneta. E quando ho girato l'asso di picche invece la donna, sull'altra mano c'era la manetta del capo delle guardie. Perfetto. Tra l'altro
Caffa dovete immaginarvela anche quindi come luogo di incontro di tantissima gente, quindi bordelli, gioco d'azzardo, così sono proprio all'ordine del giorno. Io sono stato arrestato per truffa perché ho cercato di vendere il mio saio e il resto come vesti del santo San Benedetto. E mi hanno sgamato abbastanza in fretta. Ci sta. Un imbroglio legittimo. Tra l'altro dovrei decidere se continuare questa copertura o se... Da. Va bene. Siete lì. E diciamo che in questa cella... facciamo così, creiamo due coppie, incrociamo i flussi. Esatto, siete nelle vostre celle e vi siete, quindi diciamo che a coppie vi conoscete in modo più profondo, mentre tutti e quattro vi urlate qualcosa da una cella all'altra ogni tanto. Considerate che le prigioni erano dei luoghi ovviamente disumani e quando inizia il gioco voi tutti vi rendete conto che siete malati. Probabilmente la peste si è diffusa all'interno della prigione per colpa di qualcun altro. Le celle sono piene di cadaveri, quindi corpi a bocca spalancata, ricoperti di mosche che poggiano sulla cella di fronte a voi. E in un modo o nell'altro avete pregato qualsiasi divinità affinché non vi ammalaste, ma purtroppo non è serio. Chi prima, chi dopo si è accorto che vi siete ammalati, in poche parole. Niente, io direi che inizia in questo modo la nostra sessione. In questi pochi giorni sentite le guardie della città di Caffa che passano per le prigioni, quindi che camminano e discutono continuamente, parlare del fatto che c'è un enorme problema, ovvero che da giorni, magari qualcuno di voi già lo sapeva, ma qualcuno di voi no perché era già dentro all'interno della prigione, è in atto un assedio. Ovvero che un Khan, proveniente da molto lontano, sta venendo a reclamare la città di Caffa, che era stata concessa da un altro Khan, che erano divisi in dinastie, è venuto a riprendersi la città di Caffa e in questo momento è sotto assedio. Sentivate delle urla, sentite che c'è un gran trambusto fuori, ma essendo dei reclusi non c'era assolutamente modo di uscire. Si sta più al sicuro tra le mura di una prigione. In questo momento. Oddio, con tutti i cadaveri, non lo so, però va bene. Sì, ma se il cane è quello che penso io, off gioco, a un certo punto i cadaveri. Però poi ne parleremo. Ah, forse tu sai già. Io, il nostro storico. Quando c'era, sono arrivati i cosi, ho visto Caffa e allora sono andato a leggermi un po' di cose su Caffa. Ah, ok. E quindi sto zitto, però ho idea. Perfetto, perfetto. Già mi sto leccando le dita da quello che succederà. Benissimo. Le guardie parlano di questo assedio e soprattutto, quindi sentite le urla continuamente, sentite giorno e notte gente fuori dalla prigione che corre, gente che dice forza di qua, andiamo di là, insomma c'è un gran trambusto che voi fate fatica a capire, ma i discorsi che si fanno all'interno della prigione sono sul fatto che il console pare essere impazzito, ovvero sta dando pochissima importanza alla difesa della città, ma fiancheggiato da una figura molto ambigua di cui si narrano delle storie, delle cose, ma che nessuna in informazioni precise, si sta occupando di tutt'altro. Il console è sparito e ovviamente la popolazione è nel caos. Quindi direi di iniziare così, siete nelle celle, avete a disposizione delle guardie che di tanto in tanto passano e prego. Ricordo che mia madre raccontava di quando la sua tribù, lei la chiamava così, io ho sempre pensato che fosse più la nostra famiglia, si è trovata a dover avere a che fare con il Khan. Non sono stati giorni felici da quello che mi raccontava. Credo che Caffa sia ai suoi ultimi giorni. Io non so cos'è un Khan. Non me ne frega niente. Tu piuttosto, amico, non puoi vendere saio d'un santo. Come non puoi? Mi hai già attaccato il tuo maledetto accento. Bravo, così si truffa meglio. No. Smettila. Allora, prima di tutto, era sicuramente di un santo. Un santuomo.
che fosse di San Benedetto. Era una santa minchiata. Prova a dirmi che non esiste un santo con quel nome. Ma guarda che no. E ti guardo le manette. Sentite, ma invece di fare chiacchiera, cercare di scappare? E non puoi scappare. Intanto strattono le catene al muro. Tra l'altro è un bambino di 11 anni che dice questa cosa. Ma giusto. Scusa, ma io lo stavo immaginando con te. Giusto appunto. Sono appena arrivato da ieri, dammi un attimo tempo ad ambientarmi. Ah, ti vuoi ambientare qui dentro? No. Beh, fuori non è che sia proprio bello, eh. Ah. Meglio morire liberi che vivere schiavi. Quando Topo ti cammina su te. Meglio non morire. Ok, ragazzi, sentite, mentre state discutendo di queste cose, cominciate a sentire fuori dei colpi contro le pareti della prigione, o forse anche degli edifici circostanti, sordi. Inizialmente pensavate che, essendo un assedio, dei proiettili di catapulta, qualcosa di questo tipo, ma sentite che sono dei rumori molto più lievi, tra virgolette, e soprattutto fanno un rumore molto molto strano, come se veramente un rumore sordo, come se qualcosa di non particolarmente pesante e non particolarmente distruttivo si stia schiantando contro le case della città e soprattutto della prigione. Sentite che ai piani di sopra le guardie stanno entrando nel caos più totale. Che baccano. Non so. Forse il bambino non ha detto una stronzata, però. Ma non lo so, questo strano suono. Non sono esperto di guerra, sei chiaro, di pace, di colombe. E appunto perché di colombe. È un suono. Non è che si stia schiantando degli uccelli sul tetto. Temo sia qualcosa di un po' più grosso di un uccello. Tanti uccelli? Il cane aveva l'abitudine di impalare i nemici alle staccionate. Non vedo che cosa gli impedisca di usarli come proiettili di catapulta. Il rispetto che ha per i corpi è lo stesso che ha per i suoi schiavi. È zero. Personcina delicata. Intanto sentite dalle scale provenire, che scendono giù, di qua, di qua, di qua, dobbiamo prenderli tutti, prendeteli tutti! Delle guardie, un plotone di guardie, fate conto una ventina di soldati, irrompono nella prigione, aprono le gabbie e con i ceppi vi prendono, vi liberano, vi acceppano, non so se si può dire, e vi trascinano fuori dalla prigione. Forza, 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 dobbiamo portarli via, tutti quanti, vi guardano e vi fanno anche uno strano controllo sommario. Uno magari ti alza tipo la palpebra, vi guardano se avete qualcosa sul corpo. Qualcuno vi alza tipo la maglia così. Sono un sant'uomo, non toccare! Silenzio tu, tipo un colpo. E vedete che proprio vi stanno controllando in un modo molto strano per essere dei prigionieri. Intanto vi trascinano fuori dalla prigione. Dove ci state portando? Silenzio. È proprio lapidario. Non è affar tuo. Il console vi ha dato una piccola possibilità e due soldati di fianco. Finalmente avremo l'occasione di morire liberi. L'ultima volta. Ma basta con questa cosa di morire! L'ultima volta che il console mi ha dato una possibilità, sono finito qua dentro. Ecco appunto. Ok ragazzi, uscite fuori dalla prigione, venite trascinati. Ma, fuori. Qua, domanda, sì. La fila di noi imprigionati, sì. Occhiata veloce visto che conto le monete come paperoni, quanti siamo? Sarete grosso modo di questo piano qua, diciamo che è diviso, immagino la prigione è divisa un po' in ale separate, sarete una decina. Passate davanti a tante tante celle piene di cadaveri, parecchie. Grosso modo, okay. Poi... più avanti vi incontrerete con altre squadre di guardie, con altri gruppi di prigionieri. Interrompimi se vuoi, ma grosso modo quando vi raccoglierete all'entrata della prigione sarete una cinquantina, 40-50. Ma le guardie sono quasi il doppio di voi, ovviamente. Cioè, no, hai già risposto all'altra domanda, quindi va benissimo, avanti. Ok, Una volta fuori dalla prigione, appena aprono i portoni di legno della prigione, assistete a una scena che è a dir poco apocalittica. Considerate che nel Medioevo la superstizione, cioè la magia,
era un mezzo per spiegare le cose, cioè quindi quando vi racconteranno di cose strane voi tendenzialmente sarete sempre portati a crederci, perché la magia è un argomento molto serio. E quando uscite dalla prigione e vedete una pioggia di cadaveri, di corpi, di cadaveri che cadono, ovviamente voi non sapete che sono morti prima di vederli schiantare, è per voi una visione assolutamente apocalittica, è come se piovesse il sangue, per intenderci, come potenza. E voi siete fuori e vedete questa pioggia, come se fosse inizialmente, pensate che sia una pioggia di frecce, ma poi sono troppo grosse per essere frecce, e sono cadaveri. Cadaveri di soldati rigorosamente, uomini rigorosamente genovesi o comunque della parte nemica, che si schiantano contro le case, sono tutti corpi malati, quindi lo vedete con le piaghe della peste che hanno aperto il corpo, si schiantano sui tetti, sulle pareti, in mille pezzi. Ovviamente sono cadaveri schiantati alla velocità di un proiettile di una catapulta, si spaccano in mille pezzi e magari di fianco a voi vi rotola una testa contorta in uno spasmo di dolore, un dito, un occhio, e ovviamente là la città è nel caos più totale. Voi venite trascinati con delle catene a cui siete attaccati coi ceppi. Odio avere ragione. Ragazzi, segnatevi tutti quanti un punto di sangue nero. Questa visione in un qualche modo è, quantomeno inizialmente, è devastante per voi. Trattengo un conato di vomito, guardo una delle guardie e dico: almeno lasciate andare il bambino. No, chiunque verrà, donne, bambini, vecchi, morti, verrete tutti quanti. Vedete che dietro bambini. Di voi non ha detto dietro, uomini, possiamo andare dietro di voi ci sono persone anziane, tra l'altro dalle altre strade della città, uscite da questi tendoni, da queste anche zone di mercati, piccoli mercati che sono ovunque, vengono trascinati altri filoni di persone strappati, una donna viene presa, buttata in mezzo alla strada e trascinata via proprio per il braccio verso questa destinazione, verso il palazzo signorile di questo console. Non so se l'avete notato, ma rispetto alla popolazione della prigione noi siamo quelli fortunati, eh. No, davvero, stiamo benissimo. I ceppi sono comodi, tutto sommato. E c'hanno delle polsiere. Io però non ho ancora capito. Ma cosa volete da noi? Ecco. Silenzio, non diremo assolutamente nulla. Il console vi vuole, vuole tutti i malati della città davanti a lui. E mi guardo. Ma parli, no? Ignora ovviamente ignora la cosa e dà uno strattone alla catena. Facendo forza. Ti piace sorridere, amico? Interrompetemi, o in qualsiasi momento vogliate fare qualcosa. So che siete un po' costretti, ma no, è che speriamo che non ci lanci. No. Il console. Ragazzi, venite trascinati lungo le vie della città e lentamente portati verso il palazzo signorile nella parte alta della città. Il palazzo, un po' in stile medievale, ha questa piccola complesso di mura all'esterno. Ecco, appunto, una domanda. Sì. Se ci facciamo trascinare, diciamo, se seguiamo dove ci portano, ho l'impressione che andiamo in un luogo più sicuro di dove arrivano le catapulte dei corpi. Tecnicamente sì, nel senso, vi state allontanando dalla costa. Considerate che voi non avete visione di ciò che sta all'esterno. No, ma io ho visione dei proiettili, quindi sì, da quella direzione li sparano. Quindi. Quello benissimo. E sicuramente vi state entrando in un palazzo che è sicuramente più fortificato della zona portuale. O... E allora va benissimo così. Trascinati dentro, venite condotti quindi all'interno di questo cortile interno, circondato da delle mura molto basse, però una fortificazione ulteriore rispetto alla città. E la cosa che vi fa molto strano è che non venite portati nel palazzo, ma state facendo il giro esterno, siete nel cortile interno, ma state facendo il giro esterno del palazzo. Nella zona che di solito è adibita alle stalle, considerate che nel Medioevo un po' c'era tipo il concetto anche urbano, era un po' un misto, cioè campagne e città si mescolavano. E quindi state facendo il giro, non state entrando in palazzo, ma state andando verso le stalle, quindi una dépendance, diciamo, del palazzo laterale. Io l'unica cosa che ti dico che voglio fare sì. è cercare di capire, appunto, al momento in cui deviamo dal percorso
visto che sono stati appena lanciati dei cadaveri in città, come mai ci siano così tante guardie in città che stanno accompagnando noi alle stalle, quindi cercando di vedere come sono armati, il percorso com'è, se sulle mura ci sono altri, e se ci fosse di bisogno c'ho un legame che guardo, che c'ho l'attenzione per i dettagli, le cose non dette, quelle... Allora, puoi fare, se vuoi, un tiro per capire appunto... Non mi obbligo a fare un tiro, non faccio neppure nate, però ti dico, se vuoi, c'è. No, no, anzi, ragazzi, tra l'altro dopo magari scenderemo nel dettaglio degli organi, ma è un gioco dove io non impongo alcun attributo, è in base alla vostra giocata che si scelgono gli attributi e gli approcci, quindi se tu vuoi farlo, liberissimo. Ti do le informazioni, quelle che posso dare a tutti, mm-hmm. ovvero che la situazione è paradossale. Le mura hanno guardie, ma tu pensi che per un assedio ci si dovrebbe muovere l'esercito, tra virgolette. E le guardie, i soldati in città erano tantissimi, perché come voi ne stanno portando altri. Quindi non è che sono andati in prigione a prendervi, hanno fatto un rastrellamento su tutta la città. E se vuoi provare... Per vedere se colgo qualcosa, però... Sì, vai. Diceva! Mi fa male la birra. Allora. la birra va protetta. Prima assolutamente. Prima di ogni cosa. Io lo faccio sinceramente su cerebro. Sì. Come statistica. Di pura logica. Esatto. E ci metto il legame affettivo, che è quello dei i segreti si trovano nei dettagli. Perfetto. Che quindi sono altri due bianchi. Esatto, e il sangue che va sempre messo. Che sono quindi due neri e un bianco. Perfetto. Già un punto, ti raccomando. Troppa roba. Gran tiro. Tre successi. In questo caso sono bianchi, non ti succede nulla di strano. Tanta roba. Ok. Tu noti questo. Mentre state procedendo verso questa dépendance, capisci innanzitutto che non è una deviazione, quindi il percorso vi stanno conducendo in un luogo ben preciso che non è il palazzo, quindi siamo all'interno del cortile del palazzo, ma state raggiungendo il posto giusto, tra virgolette, per le guardie. E tu noti che tutte le guardie, nel caso le vostre che avete trovato, sono, vabbè, a livello di armamentario sono standard, diciamo, ma sono stranamente ricoperte di fango, con gli scarponi ricoperti di fango e fieno, quasi come se avessero lavorato o trafficato in una zona cittadina, in campagna, tra virgolette. È una cosa molto particolare. Adesso qua va bene, ok. Ditemi, ragazzi, se volete fare qualsiasi cosa. Io più che altro attenderei se c'è un momento di disattenzione delle guardie per cercare almeno di liberare alcuni di quelli che vengono trascinati con me, quelli che mi sembrano più... Mm-hmm. Il grosso problema è proprio il fatto della costrizione totale, nel senso che nel momento in cui tu cerchi di fare qualsiasi azione fisica, tra virgolette, tu ti tiri dietro tutta la fila. L'unica cosa che puoi tentare di fare è proprio la fuga di prepotenza, cioè che tu fisicamente trascini via la guardia che ti sta, la guardia che ti stanno tenendo e vai. Ok. Però trascinandomi via le guardie, quanto è probabile che... Sei nel palazzo signorile, dopo no, saresti... non me. Sì. Quanto è probabile che qualcun altro riesca a svicolarsi perché magari più guardie iniziano a seguire me? Potresti lanciare un piccolo assist, tra virgolette, però siete comunque in una zona veramente, veramente molto densa, okay. densa. Io voglio usare il fermaglio, che è il mio oggetto che non posso perdere, per scassinare i ceppi. Ok. Voglio usare il fermaglio come se fosse tipo forcina. Sì. E... essendo io uno scassinatore, certo. aprire i ceppi. Ok, allora userei le viscere perché lo faccio con l'intento di scappare io. Ok, ci può stare. Ti dico una cosa. Dimmi. Ovviamente il fermaglio tu lo usi perché è l'unico oggetto che hai. Sì, è l'unico oggetto che ho, e quindi è l'unica cosa vagamente appuntita o utilizzabile per cercare di aprire. Vai, va benissimo. Per aprire i ceppi, quindi sono viscere.
più sangue. Due bianchi, questa due è neri. La, esatto. Più un bianco. Più un bianco. Più un bianco. Il sangue ti dà sempre tre dadi. E poi aggiungi scassinatore. Vado qui rossi. Quindi. 15 anni è già scassinatore. Eh beh. È un piccolo rom. Io sono due. Eh beh. Tre bianchi, due neri di base. Esatto, giusto? Esatto. Scusa. Più uno bianco di scassinatore. Si sposavano a 7 anni. Dai un blu, appunto. Un grazie. La. A 11 eri già un uomo. E tu che c'era già uomo? Lui era già uomo a 8. Il consueto tiro di me. Un successo. Gianni, buonasera. Una giannata. Tra... successo nero. Esatto, che però in questo caso essendo un 5 non okay. È andata bene. Nulla da fare. Nel momento in cui cerchi di divincolarti, di scassinare, non riesco a fare un tubo. Non c'è modo. Dimmi. No, ok, niente. Perché non succede niente di brutto, no? Ok. Se no, se gli cadeva la forcina, volevo raccoglierla io. Ok. Vedi la forcina! No. Ok, ragazzi. No. Non mancano i cadaveri catapultati qui, anche all'interno del palazzo, ma venite trascinati e gettati all'interno di un recinto per animali. Quindi sarete, facciamo una stima rapida, sarete 100, tra le 100 e le 150 persone a spanne, venite trascinati e buttati in un recinto per animali. Il recinto viene poi circondato dalle guardie che vi guardano. Questo recinto è comunicante, tra virgolette, con il classico fienile, che una volta aperto poi escono gli animali per pascolare, insomma, girare nel recinto. Venite gettati lì e nel momento in cui venite gettati venite denudati completamente, quindi siete nudo integrale. I vostri oggetti ovviamente ce li avete, li nascondete in qualche anfratto. In qualche anfratto. Io nella barba. Perfetto. No, te lo dico già. Io dentro il bubone che sicuramente avrò da qualche che parte. Lo buchi. Esatto. Io ho un bracciale, non lascio a voi. È un bracciale, magari quello non me lo tolgono semplicemente. Esatto, beh, è un bracciale tra l'altro di metallo, di quelli da schiavo, esatto. Oltretutto, quindi sciolgono semplicemente lo tengo addosso. Sciolgono la catena e ti gettano dentro. Quindi siete totalmente nudi, state sguazzando nel fango e siete lì con 150 persone all'interno, che siete stipati, eh? Quindi immaginatevi tipo una montagna di gente in questo recinto e le guardie che vi guardano e aspettano che succeda qualcosa. Prego. Ovviamente non vi sto a raccontare persone anziane, bambini, donne, uomini, tutti denudati, tutti malati, qualcuno che sta morendo in tempo reale di fianco a voi. Però quello più di tanto non è che mi tocchi. Io ho difficoltà a concentrarmi, sto un po' guardando il lato femminile della situazione. Ma non è proprio non è così bello. Buoni carne morta. Non è così sexy, diciamo. Però magari quelle che non hanno buoni davanti. E siete lì nel fango, in una situazione totalmente disperata. Io non so, non so voi, ma dovremmo trovare il modo di toglierci di mezzo. Possono avere le migliori intenzioni del mondo. Non io credo. Dei genovesi, mi fidi mia. Guarda, tra pochi giorni ci togliamo di mezzo, volenti o nolenti. Mi so. Sì, va bene, però preferirei non come un porco al macello. Concordo. Non credo che abbiano delle buone intenzioni comunque. Eccola, appunto. Quanto pensate ancora di tenerci qua? Poco, signorina, poco. Non mi piace come l'ha detto. Adesso verrete scremati. È una guardia a caso, quindi considerate. Poi c'è un macello, cioè ognuno urla contro chi. Sì, ognuno urla contro chi capita. Come verremo scremati? È un termine genovese? Sentire. Non esiste. 4. Claudiano, sì. Succede una cosa molto singolare. Mentre lui urla contro le guardie, mentre sta succedendo veramente l'apoteosi e voi veramente qualcuno di voi sta pensando che a questo punto tra la peste e questa cosa qui, i cadaveri, l'assedio sia veramente la fine. Tu noti che dal fango all'inizio magari ti stropicci gli occhi perché non puoi credere a ciò che stai vedendo, ma tu vedi che dal fango emergono dei piccoli esserini, 3 o 4 esserini, che tu all'inizio pensi siano delle dimensioni di un neonato, grosso modo, forse più piccoli. Sono come dei
piccoli cadaveri di neonati, rinsecchiti, scheletrici, tutti bianchi, che ti toccano la gamba e tu li vedi, oltre alla visione totalmente delirante a cui stai assistendo, tu vedi che sono però sono adoranti nei tuoi confronti, ti toccano, ti vogliono in un qualche modo raggiungere, emergono dal fango e ti interagiscono con te. Io sgrano gli occhi e faccio un passo indietro, poi lei è vicino a me? Chi vuoi? Siamo attaccati. Chi vuoi? Siamo attaccati letteralmente. Sì, vabbè, sì, 100-150. Principessa, li vedi anche tu? Intanto mi faccio indietro. Io guardo che cosa sì, mi fa. Non vedere. Solo tu vedi i suoi, ma tu vedi che magari ce n'hai uno attaccato al piede che ti sta toccando, ma e fanno tipo dei suoni tipo. Sono. E sembra che nessuno oltre a voi li stia vedendo. Salto un attimo indietro e do un calcio a uno di quelli che mi sta. Vola nel fango e vedi che si rimerge, si risprofonda. Che cazzo sta facendo? Che tira le ginocchiate? Sta succedendo? Ma di chi sta parlando? Che cosa sono questi affari? Io non lo so. Anche voi li vedete, ragazzi. E sembra che in questo recinto, in questo fango, siano solo su di voi. Le altre persone sono totalmente ignorate da questo. Oh, santo Dio, e che cos'è? Ok, provo. Vai. Vorrei fare un tiro di cerebro. Sì. Usando il legame affettivo di mia madre, che aveva una storia per tutto, per sì. Vedere se una di quelle notti intorno al fuoco mi ha raccontato dei... di neonati cadaveri che escono dal fango. Esatto. Che bella storia per andare a dormire. Ma è quella serie di tipo i bambini nati quella... morti. A cazzo. Allora, quella che non ti fa dormire di notte. Uno di sangue. Quella che ti fa diventare adulto così, in 2-2-4. Gli altri due di sangue e due bianchi per la storia di mia madre. Oh no, rieccoli. Ah. La madonna. Ce l'aveva 6-6-6-5-5. Ce l'aveva di storia la madre. Però, madonna. Però hai fatto un uno nero, tra virgolette. Vedi, come sì. Avevo detto, questa è una di quelle storie che non per quando è successo. Hai capito la mamma? Ma hai fatto l'unplane? Dei bianchi sì. Sì. Sì, tecnicamente a parte l'uno hai fatto l'unplane. Esatto. Allora. Facciamo così. Perché? Non esiste alcuna storia legata a una cosa del genere. Ma il tuo tiro è un successo. Cosa significa? Che a un certo punto queste creaturine, tu una l'hai calciata, l'altra invece tipo dice no, ma lui vi vogliamo bene, vi vogliamo, siamo qui per aiutarvi. E sono tanti, sono tipo 3 o 4 per ciascuno di voi. Questo sta parlando con te. Cosa siete? Non è importante questo. Tieni. Viene verso di te con la sua manina, che è grossa come questo dado, ti dà un granello di sale. E lì la mamma viene in soccorso. Ovvero che il sale non solo è un medium potente, ma è utilizzato per scacciare il male. È uno degli ingredienti più potenti, più utilizzati per sigillare e scacciare il male. Qualunque cosa ci sia di malvagio, se lo vuoi occultare, se lo vuoi sigillare, lo vuoi rinchiudere, il sale è il modo migliore. Quindi questi affarini non sono malvagi, la deduzione che ne faccio io. No, tieni, ti prego, non farci del male, siamo qui per voi. Prendo il granello di sale a questo punto. Grazie. E con questo posso scacciare ogni male. No, lo chiedo a lui, proprio. Sì, no. Ecco, ogni male è un po' esagerato, ma siamo convinti, parlo sempre al plurale, siamo convinti che potrà servirti molto presto. Ok. Voi tutti ragazzi cosa fate? Fate conto che stanno cercando di approcciarsi a voi, tipo, e tutti vi vogliono donare questo piccolo granello di sale. È più di uno, quindi considera che lui te ne dà uno, ma ce ne hai altri 3 o 4 con le manine lì che... Senza cercare di farmi vedere troppo dalle guardie, inizio anche a prendere. Mm-hmm. Ma che... E do una gomitata a Claudiano dicendo, inizia a prenderli anche tu. Io apro semplicemente la mano e lascio che loro li lasciano cadere dentro la mia mano. Ok. Io, visto che mi fido parecchio del prossimo... Sì, qualunque prossimo. Qualunque prossimo. Viste le buone intenzioni. Mi avvicino e chiedo, ma... Cosa dovremmo farci? Come possiamo aiutarci? Come possiamo aiutare voi? E cerco di essere persuasivo
usando l'atto di fede. Se mi abbandono a loro, cerco di fare un atto di fede, facendo trasparire la mia fiducia verso di loro per fargli dire qualcosa di più della serie. Grazie, ma bello cos'è? Questo. Quindi tu, ah beh, vero. Però come quindi possiamo ci, ti butti completamente nell'idea che questi, cioè ti getti in questa, sì, questa io mi sì. Carpe diem e atto di fede. Ok, ecco, l'unica cosa che non si può fare, ragazzi, è combinare. No, non ho usato combo e dico sì, interpreto sì. Sia carpe diem che atto di fede, ma in questo caso è più atto di fede. È molto bello. E lo dico così per come nota, non si possono combinare più legami o più virtù. Si può fare la combo totale, potenzialmente potete fare nome, legami, virtù, ma non due dello stesso ovviamente tipo. Pardon, anche più. Tre di cuore, due. Perfetto, questi sono sempre tre, quindi due neri e uno bianco, ok, e due bianchi e anche due bianchi, ok, sì. Servono molti dadi perché hai fatto un super tiro sul tuo attributo più forte. Tre successi. Un successo nero. Qua succedono cose belle. Allora, hai fatto un successo nero che vale 3. Mm-hmm. Poi 4, 5, 6. 6. 6 successi. Che è un boato. Considerate che la difficoltà più alta è 5. Considerata quella proprio. E devi segnarti uno di sangue dovuto dal critico. Nero? Sì. Quando ne subirai un altro vi spiegherò cosa succederà. Okay. Ora, hai fatto un successo clamoroso. Loro adesso ti vedono quasi come un dio. Cioè nel senso del tipo, hanno capito che tu entri in sintonia con loro, che li comprendi. Puoi fare qualunque cosa, dimmi cosa vuoi fare, loro cercheranno di soddisfarti. Io fossi possibile mi riprendo quasi con me a protezione. Sì. E ditemi però, io grazie di questo dono, ma... cosa serve? Come vi posso per aiutare? I venti di disperazione ci dicono solo le cose che dobbiamo fare, non le comprendiamo fino in fondo, ma erranti, prendete questi granelli di sale, vi assicuro, si sta quasi per mettere a piangere, ne va della vostra salvezza. E intanto sono contentissimi del fatto. Grazie, ma come li possiamo usare? Non... Vedi che loro sono tipo un po' in imbarazzo, non lo so, prendete. Ah, volete venire con noi? Sì. Va bene, grazie. E li prendo nella manina. Arnaldo invece? Io sono più o meno chinato con questa cosa a guardare sti... Fanno schifissimo. Cioè sì, sono per fortuna che sarebbe bello che fanno schifo perché nella mia testa si sono formati Kodama. Allora, non so. Ho capito che sono più brutti. È il Kodama con il figlio di Gatsu. Bravo. Ecco, vedi. Bravo. Cacchio. Bravo. Che schifo. O grazie. Per fare la citazione videoludica, i messaggeri di Bloodborne, per chi lo conosce. Ah, sono loro. Bene, io mi avvicino. Siete brutti forte. Vabbè. E grazie. Ah, c'è di che? E mi c'è rido, perché bisogna sorridere a tutti? Mi faccio, tutti quanti prendono sale all'anima, io rifiuto qualcosa. No, gratis, dammelo. Giusto. Però mi giro verso di loro. Sì, ma col sale? Quando ti fai questa domanda? Dal fienile. Immaginatevi il classico fienile in cui c'è il portone. Facciamo queste cose belle analogiche. Portone. C'è tutto il recinto dove siete voi e sapete che c'è il sottotetto che spesso e volentieri è il magazzino, è il piano superiore, no? Mm-hmm. di un fienile. Da lì una voce tuonante, profonda, quasi tipo, detto in terno, quella di un orco, è una cosa tipo, tra l'altro una potenza vocale impressionante, dice una cosa come liberate i maiali. E nel momento in cui lui dice questa cosa, si apre il fienile e escono dei maiali apparentemente normali, di colore nero scuro, sono quei maiali un po' selvatici, tra virgolette. Di cinta senese, boni. Esatto. Che entrano nel recinto e stanno cominciando letteralmente, presi da una sete di sangue che è inspiegabile, cominciano a divorare tutti quanti. È una, chiamiamola mattanza. È una mattanza, come sapete, tra l'altro i maiali fanno sparire tutto. Qualsiasi sì. cosa. Entrano dentro e stanno cominciando a mangiare qualsiasi cosa. Ok, c'è una guardia a portata di braccio? Allora, tu puoi tipo... ovviamente la gente tipo effetto concerto... Esatto, sta schiacciando. Sta, tipo, esatto.
Sì, facendo un po' di surf sulla gente. Ok, sì. Perché io per istinto sì. Vado verso una guardia, col sale in mano glielo lancio negli occhi e gli prendo l'arma per difendermi dai maiali, non per difendermi dalle guardie, che tanto sarebbe inutile. Quindi è un puro diversivo per rubargli la spada. Esatto. Vai, puoi farlo. Direi che è nervi, perché è l'istinto prima di tutto. Sì, ci sta. E armigero, perché... Sì, però questo qua è un po' l'atto di rubare. Direi okay. Che armigero o armigero, giustamente, quando ce l'avrai. Va bene. Sai qualsiasi cosa di... no, il tuo personaggio survivalista, è un po'... Survivalista, non credo che ci azzecchi molto. Quindi, no, vabbè, un tiro di nervi e basta. Vai. Il sangue. C'è un bel 6, che però è nero. Però non è male nella tua situazione. Ora... Visto il caos più totale, magari la tua idea non è solo tua, ma è anche di qualcun altro. Io direi che tu sguaini la spada della guardia, che cerca tipo all'ultimo di recuperarla e di fermarti, e tu sei pronto potenzialmente per difenderti da ovviamente se difendere gente. Più che altro quelli vicino a me, oltre che me stesso. Sì, basta. Esatto, tu tra l'altro sei preso un po' anche da un fuoco di questa situazione che veramente ti fa stare male. Voi ragazzi, come... Premesso che vi state schiacciando tutti verso il fondo. Io mi abbasso verso... Claudiano. Facendo... Claudiano. Sì, facendo l'occhiolino... per osmosi. Alla nostra balda... Misara, grazie. Due. Passando il messaggio del lo proteggo io, tranquilla, mi abbasso verso Claudia e faccio: passami quella cazzo di forcina che mi libero almeno io. Io lo guardo e dico: scordate l'idiota. Che vada! No, io che non ci riesco, perché avendo i blocchi, i ceppi, non riesco. Infatti, a visto che lui si è abbassato, sì. Io gli metto un piede sul ceppo. Sì. E cerco di issarmi sì. sopra la folla, in modo da rimanere sospeso, proprio tipo concerto quando certo. Si passa un corpo sopra la folla, in modo di non essere a portata porco. Certo. Ah, ok, semplicemente per non beccarti l'ondata sì. iniziale. Esatto. Io... Siccome però io sono esperto un pochino di fughe, mi è fallito il tentativo di prendere la forcina. Ce l'ho qui, ho visto che lei sta andando a prendere un'arma per fare qualcosa, e allora io lancio il bambino contro la guardia in maniera tale che gli stenchi giù la guardia. Ma no! Fantastico. Lanciare il bambino è proprio l'apoteosi delle viscere, cioè, nel senso, diversivo con un bambino è... Esatto. Che bello, che gioia. Ti ringrazio. Qualcosa d'altro da parte mia? No, in effetti. Però sei anche quello più lanciabile. Sì, è vero, sono il più leggero. C'è sempre una via di fuga, ci sta bene. Sì, beh, manco poco. Urca, se funziona il bambino. Che roba! Allora, sangue, vedi gli atti malvagi. Anche tu hai fatto quindi 4 successi, perché uno vale 3. Segnati il sangue, siete tutti belli carichi. Io direi che tu prendi il bambino, lo lanci, diciamo, non ti causa nulla nell'immediato. No, tu rimbalzi contro il recinto, contro la guardia, insomma, magari la guardia poi ti ributta dentro, quindi è solo un pretesto per aiutare a farlo fuggire, e tu scavalchi il recinto, superi due guardie sgusciando in mezzo, e vedi che proprio stai correndo fuori dal recinto, stai correndo verso il cortile. Sappi che sarai inseguito in ogni modo. Malissimo, però lascio a loro la scena un attimo. Che devo ragionare su come cavarmela. Ok. Un po' di fiuma. Invece, Hector? Io ho paura per quelle creaturine, perché ormai ci sono entrato, non dico... In confidenza, ecco, è un po' una parola un po' forte. Però ho paura che vengano mangiate nel maiale, me la carico sulla spalla. Ok. Almeno quella più... volenterosa e saltella e gli okay. Dico: se uno dei venti ti parla, sì, tu suggerisci mi fratello. Sì, stai fermo qui, dove ti trovi? Sicuro? Fermati, tu di fede. Ok. E cerco di congelare le viscere per fare stile T-Rex, non ti muovo. Esatto. Quindi self control per evitare che i maiali mi vengano addosso. Perfetto. Ed è effettivamente
Cosa devo tirare? Ah no no no, lui, cioè nel senso, se tu vuoi star fermo, no. Ok, ah no, no, allora è solo self control. Tu sei perfettamente nel tuo, nella tua follia precedente, sì. Se tu stai proseguendo sei coerentissimo nel senso, se, quindi sì, cioè per me se tu vuoi stare solo, stare fermo e seguire il suo consiglio, sei... Ma sì, dai. Ok. E morì dopo 2 minuti. Tu ti poni davanti alla folla, per tra virgolette la folla, insomma, per quelli che puoi proteggere. E innanzitutto vedi che i maiali stanno facendo veramente una carneficina, quindi ovviamente il recinto è largo e tu puoi proteggere una nicchia, tra virgolette, del posto. 5-6 persone. Tu ti poni davanti, esatto, ti poni davanti a questo, voi tutti assistete a questa scena, tranne lui che è andato. E vedete che i maiali, nel momento in cui stanno per arrivare verso di te, tu hai la spada pronta per affrontarlo, si ferma, proprio fa un'inchiodata terribile nel fango e vedete che il maiale comincia a fissarvi, a grugnire e in un qualche modo a temervi. Tu vedi che lui ti fissa e non ti sta aggredendo. Il maiale sta girando, ti fissa, tra l'altro una cosa anche un po' disturbante, tra tutti gli animali è quello un po' che ti dà un po' da fare questa cosa, eppure non ti aggredisce. È lì. E nel mentre comunque massacra. Il mio primo istinto è guardare le guardie. Ok, le guardie sono stanno guardando tipo gomitatine, tipo guarda. Ecco, inizio a girarmi allora, dato che il maiale non mi sta attaccando, verso le guardie, tenendo l'arma tra me e le guardie, proprio girandomi affannosamente da una parte all'altra per cercare di tenerle tutte d'occhio. Okay. Perché secondo me tra poco succederà qualcosa di molto brutto. La stessa cosa succede... Tu capisci che sta succedendo anche a te, da un altro lato, un altro maiale ti guarda ma non riesce a colpirti, non ti aggredisce. Tu invece, Claudiano, sei un po' nascosto tra di loro e non capisci se anche tu sei protetto, tra virgolette, da questa da questa aura che loro, da questo... Io, per non sapere né leggere né scrivere, mi appropinquo a lei, ti accosti. Proprio, esatto, il più vicino possibile. Ok, questa cosa non ti permette di capire se anche tu hai questo strano influsso, ma di fatto non ti si avvicinano minimamente. Invece ti inseguono. Ti seguono i maiali in armatura. Cerco una chiesa. Okay. E vorrei entrare dalla porta della sacrestia. Ok, in realtà però sei nel cortile interno di un palazzo. Cazzo! Sarà riesco a uscirne, continuo a correre come un beota. No, adesso stai andando verso l'uscita. Stai andando verso l'uscita. A quel punto, dopo arriviamo, vai pure. A quel punto, quando succede questa scena, la voce che era nel fienile, che è un'ombra che voi non riuscite a distinguere, quella che aveva aperto a tutto quanto, dice: fermi! Li abbiamo trovati! Fermi! E a quel punto le guardie vengono verso di voi. Aprono il coso, tutti gli altri malati stanno continuando a morire e loro con una manovra rapida cercano di portarvi fuori. Io cerco di impedirgli di prendere almeno Claudiano, cioè mi frappongo e se si fanno avanti con le armi... Sono tanti però, cioè nel senso che tu magari potresti sbaragliarne qualcheduno, ma... Non li voglio uccidere, li voglio tenere lontani da lui perché piuttosto mi offro io al posto suo. Ok, noti comunque questo senso che lei ha non solo nei tuoi confronti ma anche verso proprio tutti, è un po' paladina. Mm-hmm. Paladina dei più deboli e come me. Niente, uguale. Loro di, etica proprio. Loro di base nel dubbio prenderebbero tutti e due. E se provano ad avvicinarsi io gli do un colpo non con la spada ma con i ceppi. Mm-hmm. Anche perché se spacco i ceppi almeno ho le mani libere. Ok. Quando tu fai la mossa con la spada, tra virgolette, cioè fai intendere le tue intenzioni, loro ti dicono: donna, metti giù l'arma. Vogliamo semplicemente portarvi sani e salvi dal console. Anzi, in questo momento siete merce preziosissima per lui. Non vogliamo farmi del male. Anche se il bambino dovremmo metterlo davanti a un maiale. Tu verrai con noi. Lui deve fare una piccola... Io resterò prova. Col bambino finché non so che sarà salvo. La voce dal fienile: prendete il bambino. Al massimo lo daremo in pasto ai maiali più tardi. Non abbiamo tempo da perdere.
dovete prendere il bambino, la ragazza e il e quello lì impalato, e quello lì impalato al centro, sì, quello catatonico. Esatto, esatto, lì. No, è così. Oh, che bel bambino. Arnaldo, hai tipo un esercito, però hai uno squadrone che ti sta inseguendo. Sono un uomo di chiesa, lasciatemi in pace. E nel momento in cui tu stai, no ragazzi, da fonte di far pizza, sì, infatti. E nel momento in cui tu urli questa cosa, nel momento in cui tu stai cercando di scappare, ma ti ripeto, il palazzo era gremito di guardie, quando tu cerchi di oltrepassare l'ingresso principale, ti si chiudono, tra virgolette, e ti bloccano. Mi placcano, dicono, come un rugbyista. Esatto. Esatto, placcaggio, armi spianate, tipo, fermo, tu sei nudo, comunque, sei lì che corri. Infatti io volevo entrare in chiesa per prendere la tonaca. Ah, ok. Ti bloccano e ti dicono, sei veramente un uomo di chiesa con spada alla gola? Certo, lorem ipsum! No, lo citavo! Conosci il latino, dunque? Bene, prendetelo, ci farà comodo. Tra parentesi, latino è la lingua ufficiale, ma qua si parla un dialetto genovese misto, una roba stranissima. Quindi anche voi magari avevate delle lingue vostre, madre, a parte, soprattutto, credo, Lisara. Esatto, Lisara ed Hector. Ma tu hai imparato lentamente i dialetti, dialetto veneziano, genovese, che poi si contaminano, fino a qui. Quindi nessuno di voi di fatto conosce il latino, tranne lui. Beh, vabbè, ci sei cimentato quantomeno. Sa quattro parole che ripete quando gli tipo lorem ipsum. Esatto. Sì, sì, ero leggermente indeciso se fare io o Deus. Che... Esatto. Ok. Oh, yes. Ti prendono e ti trascinano dentro. L'unico vantaggio è che sai il latino, quindi insomma me la giocherai bene come cosa. Ragazzi, cercando di, a proposito, come orari, come siamo, quando è finito? Magnifico, perfetto. Ok, ragazzi, a meno che non moriamo tutti prima, in quel caso è finito prima. No, beh, è finito comunque. Benissimo, allora venite presi. A un certo punto, quindi, il bambino, tra virgolette, viene preso con te con molta più gentilezza di quanto non era stato fatto nelle prigioni, e venite portati fuori. Gli esserini, tipo, magari ognuno di voi vi dicono: tranquilli, tranquilli, sta andando tutto bene, tutto bene, tutto bene. E sentite che sussurrano se qualcuno ce li ha addosso, se magari qualcuno ce li ha ancora tipo su uno stivale, no, stivale no, perché siete nudi, su una caviglia e quant'altro. Sulla spada. Esatto, lo tieni lì. E venite portati nel palazzo. Vi viene dato una di quelle, una di quelle tuniche medievali, quelle col buco per la testa, le maniche e dritta, tipo il sacco di ma patate. Ma ci hanno tolto i ceppi? Vi liberano. Ok. Perché anche sennò perché vi stavo immaginando. Vi liberano e venite condotti nelle sale principali del palazzo. Ovviamente siete sporchi, lerci. E cavoli di chi dovrà pulire. Esatto, state sporcando l'impossibile, siete in condizioni pietose e venite condotti nell'anticamera, diciamo, lungo alcune scale. Non è un palazzo particolarmente alto, immaginatevi più che altro un palazzo fortificato, non è un castello, non è una reggia, è comunque semplicemente un quartier generale. E venite condotti nell'anticamera, capite, di un importante salone. Venite lì buttati e dopo qualche secondo arriva lui, sentato in mezzo lì, ripreso per la collottola. Sei tu tutti vivi? Vedo che sei andato bene tu, Mi stupisce che tu sia vivo. È andata bene anche a me. Però ragazzi, voi sentite ancora i grugniti dei maiali, le urla delle persone che fuori stanno morendo. Ed è una cosa che vi sale lungo la schiena. No, io sulla schiena al bambino sto coccolando lui, quindi ho la mente tutt'altro. Oh, perfetto. Ma è vero, tu sei l'unico che sei un po'... Ma sono stato in posti strani e diversi. Devo ammettere, il massacro coi maiali mi è nuovo. I maiali sono capaci di masticare le ossa fino a renderle polvere. Sì, ok. In poche ore un gruppo di maiali può far sparire i corpi di molte persone. Vero.
lo si fa in diverse occasioni, non in versione così massiccia. Da queste parti è prassi comune? Perché ottimo. Non hanno mangiato noi, è la domanda. Non perché non abbiamo mangiati? Tu sei un codardo e sei scappato. Quindi non mi hanno mangiato per quel motivo. Ma noi siamo vivi perché i maiali hanno avuto paura. E intanto mi vedi accarezzare un bambino. Ma infatti, cioè, adesso lingui tantissimo, lingui tantissimo. Io, Matteo, mi sono girato verso di te, ma stavo facendo il. Stavo facendo Arnaldo che si girava, cioè. Guardavo. E mia madre raccontava che gli animali hanno paura solo di ciò che non è di questo mondo. Guarda, io a fine prova a contare sento tanto di quel male nelle ossa in questo momento che direi che sono di questo mondo. Bene, bene, soffrire fa bene all'anima, è un'arma potente. Ma vai mona. Non è il mio genere. Beh. Ok ragazzi, mi è venuta in mente una cosa, ovvero che potevate anche usare i vostri nomi, ora non so, no, in questo caso no, stavo dicendo una cavolata perché magari... La man veloce poteva servire a lui, ma vabbè, no. Comunque ricordatevelo perché sono proprio giocabili. Afferra il bambino rapidamente. Ok, dall'altra parte di questo portone in legno intarsiato, signorile ovviamente, sentite la stessa voce del finile che probabilmente ha fatto un giro interno diverso dal vostro, che dice: fateli entrare. A quel punto il portone si apre lentamente e notate due cose. Voi vi aspettereste la classica salone medievale, quello col tavolone in fondo, no? Con il signore locale dietro, arazzi alle pareti e più o meno la corte, insomma chi deve essere in queste occasioni. Innanzitutto aprite, sentite un odore di incenso che è quasi fastidioso da quanto è denso. Mi sveglia! Esatto. Che, o peggiora la situazione, o incrementa il... chi lo sa? È un odore che è pazzesco, cioè veramente una roba che non vi aspettereste mai. E soprattutto, buio. Vedete delle candele accese, ma è una luce soffusa. In realtà queste sale hanno queste finestre verticali particolarmente luminose, no? Invece è il buio totale, è giorno. E la cosa in un certo senso vi inquieta molto e le guardie vi si mettono dietro e vi dicono: non vediamo più in là di tanto, dove andiamo? Entrate, come vi è stato detto. Io guardo se le segnali sulla mia spalla ho paura e gli chiedi qualcosa? C'è da fidarsi? Che posto è questo? Ecco, no, non proprio. Cioè, è noto. Allora, gli spagnoli. Scelte non ne avete, ma non è tutto male. Va bene. Entrate. E sono incoraggianti, per forza. Ok, vi chiudono il portone, quindi voi entrate. Buio pesto. Voi entrate liberi di agire, viene chiuso il portone e dentro è buio pesto, ma con delle luci molto soffuse come delle candele che illuminano solo piccole aree del salone e vi conducono visivamente, tra virgolette, con una serpentina di luci verso il fondo. Sul fondo vedete quello che pare essere appunto il tavolone medievale di cui parlavamo prima, dei piedi sotto al tavolo, vedete delle mani posizionate sul tavolo in questo modo, ma non vedete più in là di così. Cominciano a succedere cose strane qui dentro. Ovvero... Che finora non è successo niente di strano, no. La cosa è tutto strano, forse la cosa più strana in realtà sono gli esserini, perché sta succedendo cose tutte strane, ma sono tutte, diciamo, quasi plausibili, tra virgolette. E anche qui dentro continua il filone. Vedete ai lati della stanza dei cuscini di chiara fattura orientale e vi rendete conto che in realtà questo salone contiene molte persone che voi non vedete e ha tutta l'aria di essere un harem, come idea. Vedete corpi femminili parzialmente illuminati dalle candele, alcuni particolarmente fermi, immobili, altri invece molto, molto attivi,
ci sono donne di ogni tipo e genere, specialmente molto strane. Non c'è la bellezza standard, non riuscite a trovare una donna tipo con un bel corpo, bella. Sono o estremamente magre, tendente all'anoressico, o estremamente sovrappeso, o con delle mutilazioni. Sono donne veramente estreme, diciamo, definiamole così. Alcune si stanno masturbando, altre stanno avendo dei rapporti. È una situazione assurda, assurda. E questa figura in fondo ferma così. Chiudono i portoni e voi siete qua dentro. Tra l'altro una situazione per te un po' familiare. È abbastanza. Anche se però che capisci che qua è tutto troppo esagerato. È tutta puttane. Okay. Detto proprio in... che è sempre restare in te. Beh, detto proprio... Ma perché esatto. Ti ci ho mandato prima che mi ci hai portato pure tu? Stai zitto. Non sentite, non fiata, non mosca. Io... a parte... Vabbè. Ci sono tende... Sì, tendaggi, arazzi. Quindi capite che in realtà c'era un... la vista si sta abituando. C'era un arredamento prima, ma sembra quasi che dopo sia stato organizzato questa cosa. Ok. Cose orientali che sono tranquillamente reperibili in città. Mm-hmm. Io faccio due passi avanti in modo da essere la prima. E chiedo, che cosa volete da noi? Fatevi avanti. Questa voce profondissima che dà verso il fondo della stanza. Metto una mano sul petto di Claudiano per dirgli di stare dietro di me. Mm-hmm. E mi faccio avanti. Ok. Quindi Claudiano va ben felice dietro di me. Ok. Io invece metto la mano sulla schiena di Claudiano e andiamo avanti assieme. Io tiro un pestone al veneziano. Maledetta ti! Mi muovo da solo. Ok. Dalle tenebre si accende improvvisamente una candela, avvicinandola a un'altra, e una figura che non è quella ferma al tavolo, quindi quella rimane impassibile, si avvicina verso di voi, gli era di fianco, fa il giro del tavolo e viene verso di voi. Il personaggio che vedete è un personaggio che io definirei un freak. Se posso darvi una, per farmi una metafora, tra virgolette, è fi alte di 300, sì. Grosso modo. Quindi è un uomo tutto storto, ha una spalla iper sviluppata, si tiene tutto da un lato, ha questa muscolatura un po' compensativa. Compensativa, esattamente, pieno anche tipo di peli, tra virgolette. È un uomo, è un diciamo un quasimodo, un fi alte, una creatura che è possibile, potrebbe esistere un uomo del genere, ma tutto ciò sembra veramente un incubo. Troppo grottesco. È tutto veramente un incubo. E questo personaggio è nudo, ed è semplicemente ricoperto di gioielli. Quindi lui è vestito di gioielli, di collane e di qualsiasi cosa voi poteste ritenere preziosa. Diciamo nella di Cerse di 300, praticamente, quello dove Fialte viene corrotto, più o meno, giusto per capire. Molto più creepy, molto. Beh, anche lì le donne erano abbastanza brutte, stranine. Sì. Esattamente, lui si avvicina verso di voi e sentite, riconoscete la voce ed è esattamente quella che ha fatto aprire i cancelli del recinto. Chi sei? Tu sai chi siamo noi, ma noi non sappiamo chi sei tu. Innanzitutto abbiamo qualcuno qua dentro che deve essere controllato rapidamente. Parlo del ragazzino. Cosa torcergli un capello e quella tua spalla? Vedi che lui ti fa un cenno come per dire lo accetto. Viene verso di te e con la candela viene verso di te. Te la pianta tipo davanti a un centimetro dagli occhi, tu lo vedi, è disgustoso, e ti controlla, ti alza un po' l'occhio, ti guarda dei cenni, poi dopo ti sposta il braccio e vede qualcosa e ti dice, ma andata bene, sei salvo, e se ne va, ti prende quei 3 metri e si rivolta. Io tocco là dietro, sento qualcosa. No, se qualcuno di voi l'avesse notato, ha semplicemente una piaga, una piaga molto particolare. In effetti ora che ci notate ha una strana forma. Soltanto lui? Lui ce l'ha lì,
Ma voi ne avete ovunque nel corpo, ovunque, okay. Diciamo, siete gli stadi iniziali, però ne avete, non vi fa strano questa cosa, però effettivamente lui la nota e dice, ah, sei a posto, allora a quel punto vi scatta qualcosa. E lui vi dice, io sono il consigliere del console, e vede che con la candela allunga il braccio e illumina un pochino di più la figura che sul fondo, ciò che vedete è un uomo che non è più in sé, è un uomo totalmente prosciugato, sembra un anziano di 90 anni. Voi sapevate che il console ne aveva 40, totalmente prosciugato, a bocca aperta, sembra un cadavere, però vedete che respira, è vivo. Ok, stile Teodin prima che arrivasse Gandalf. Sì, l'effetto è quello. E lì dice, sono il consigliere del console, e in quanto consigliere e avente poteri decisionali su questo consolato, vi ho richiamato a me. Perché? Perché noi? Perché voi? Perché i maiali tendono a riconoscere certe creature, tendono a risparmiare certe creature, soprattutto se si è aiutati da piccoli trucchi di magia. Ma forse sto correndo troppo. Sono qui, siete qui anzi, perché il console ha bisogno di voi, ha estremamente bisogno di voi. Ha bisogno di molte cose, se mi è dato... Immagino. Credo comunque... di un cerusico almeno. Un po' di luce anche potrebbe fare bene. No, il console sta benissimo, dopotutto è qui da settimane e non se la spassa tanto male. Non se la spassa tanto male, indicando ovviamente tutto ciò che vi sta attorno. Ah no, per carità, contento lui, contenti tutti. A me il posto fa quasi ribrezzo perché è troppo contrastante, c'è una dissonanza sì. In questo posto che non ha niente di artistico, di no. Bello, no. Non c'è niente. Anzi. No. Non siamo ancora arrivati all'espressionismo. No, non siamo neanche arrivati alla pittura rupestre. Bene, siamo qui perché vi vorremmo richiedere un piccolo atto di fede. Ovvero, lui. Ah no, giusto, sono io religioso, prego, dica pure. Ovvero che sebbene la vostra vita si stia per spegnere da qui a pochi giorni, mi pare che non stiate messi così bene. Ma se nonostante questo, voi siete capaci di qualcosa di straordinario, ed è questo il piccolo atto di fede che vi chiedo, ovvero di credere che voi potete essere utili al nostro console. Come? Se io vi dicessi che una sirena al centro del Mar Nero canta ogni notte nella mente del console, e che questa sirena l'abbia follemente rapito e che lui la voglia nel minor tempo possibile, voi sareste disposti a portarla qui? Certo! Mentre la città viene fatta a pezzi? Certo! Voi pensate a questo? Si sa, per amore si farebbe qualsiasi cosa. Dopo siamo liberi, possiamo andare dovunque vogliamo? Ah, ragazzo, pensavo che la libertà non ti interessasse così tanto, anzi, ero convinto che ognuno di voi intanto comincia a girarvi intorno con queste... È una vista veramente disgustosa quella che avete davanti. Ero convinto che ognuno di voi avesse un motivo ben più importante che la semplice libertà. Fra pochi giorni non te ne farei nulla della libertà. Beh, di sicuro è un motivo molto più importante, però se non sono libero non posso esercitarlo. Va bene, partiamo. Ok, sarete liberi. E poi? Appunto, che libertà c'è se ci giunge la morte? Esatto. E soprattutto, se io vi dicessi che qui, in queste stanze, io fossi capace di donarvi qualcosa di veramente grande, saresti disposti a crederlo? Io mi giro, poso lo sguardo su una delle tipe più grosse, riguardo lui fa, discutiamo qual è il concetto di grande per lei.
Dice, mio caro, ti si avvicina. Ti rigiro. Dice, rigiro la domanda a te. Cos'è per te il concetto di grande? Faccio mezzo passo indietro perché comincia a essere grosso lui alla mia vista. È un po' non è proprio. Non è una bella vista. No, ecco appunto. No, per niente. Qualcosa che al momento dubito lei mi possa dare. Mi dia prova del contrario e facciamo un esperimento. Sul bambino. No, sul santuomo. Ah, sullo spagnolo? Su di te, codardo. Non ti farò alcun male. Cosa potessi desiderare così nell'immediato? Qualcosa di semplice, ovviamente. Ma casualmente sono rimasto senza il mio forziere di Guinea. Guinea, quella direzione. Ho un attimo di voto. Io. A me lo chiedo. Va bene, di Guinea, diciamo, va bene. Era un forziere più o meno di queste dimensioni, sa, è utile, ma quando mi hanno arrestato è scomparso. Vedi che lui dice. Doble fare come una bella. Sì, vedi, lui che tipo si guarda intorno, è pieno di gioielli, no? Però lui non prende alcun gioiello, dice. Dunque, monete d'oro. Sì, Guinea proprio. Monete, tipo, vedi che si sta tastando così, poi te ne lancia una, aspetta, due, non ne trovo, e vedi che tipo sta letteralmente evocando monete, te le sta lanciando addosso, proprio tum, proprio contro il corpo, e ti dice. Io cado in ginocchio, mio signore padrone, dica cosa dobbiamo fare. Vedi, principessa, io di puttane ne ho viste tante, ma non come quest'uomo. No. Oh, finalmente un errante che si accontenta di poco, in fondo l'oro. No, questa era la prova, tanto mi basta, sono San Tommaso, ci ho ficcato al naso. Zecchini, comunque. Zecchini, erano Zecchini. O i Ducati. Zecchini. A seconda del periodo. E a sto punto c'è un vuoto, che cacchio fossero le Guinee? Pirati. Altre monete, esatto. Però sei dall'altra parte del mondo. Ecco, grazie. Ah, non vi ho detto una cosa spiacevole, però. Cosa succede nel caso voi rifiutaste? Prego. Io intanto mi siedo. Non mi muoverei mai in prima persona, ma mi toccherebbe farvi finire i vostri giorni in un luogo un po' così spiacevole. E sentiamo perché una persona come voi dovrebbe essere generosa verso di noi. Perché c'è un punto. Perché io non riesco a vedere ciò che vedete voi. Io non riesco. Sto giocando con i serini sopra Hector. E io penso allo specchio. Io gli faccio così con la mano per mandarlo. Perché io conosco molte cose, ma io non conosco il modo per raggiungerle. Voi sì, invece, non lo sapete ancora, ma lo potete fare. Quindi noi avremo la libertà e sì. Ciò che desideriamo. Sì. In cambio di una sirena qui, in questa stanza, in questo punto. Viva, morta, trascinata, ecco, integra, diciamo integra. Se la sirena vorrà venire, la sirena dovrete vorrà. Cercare qualche. Insomma, dovrete inventarvi qualcosa. Io non posso poi. Insomma, come vi dicevo, io non potrei mai raggiungere quel luogo, ma voi sì. Non è il problema, dobbiamo prendere un pesce. Io accetto. Bravo bambino, mi piace. Bene. Ma mica per te. Bene, si volta verso di voi. Non vedo dove sia l'inganno qua. Non c'è alcun inganno. Non c'è trucco, non c'è inganno, signore e signori, guardate le tre carte. Detto da una roba del genere è. Spesso vedere ciò che esiste davvero è molto peggio che vedere un inganno. Ha detto? Non lo so, scusa, era altrove. No, a me è sembrato. Stavo contando le monete che erano cadute per terra. Io avevo proprio la faccia catatonica.
Certo che sei un compagno di viaggio prezioso. No, sto pensando a cosa vorrei. E quello è il problema. Non si Io penso come hanno fatto a sopravvivere quei due fino adesso. Loro due? Sì, sì, proprio. Cioè, adesso comincio a riflettere da solo, da bambino. Ho detto, ma cioè, io ho capito, ma loro due come cavolo hanno fatto per arrivare fin qua? Tra l'altro, lui è un ex soldato. È un ex soldato che però non. Che non ha nulla a che vedere. Non ha nulla a che vedere. Che l'hanno lasciato a casa perché si è ridotto così. Vabbè, è il stress post-traumatico. Sì. Lui dice: beh, possiamo parlare di quello che desideri. Al nostro ritorno. Oh, molto bene. Beh, dai, che ti tocca? Facciamo un giro al mare, se non troverà niente, tanto siamo morti. E sia. Non basterà, ovviamente, raggiungere il Mar Nero al largo. Dovete trovare un accesso. Ricordate bene queste parole, un accesso per l'oltre il velo, il reame grigio, dove voi potete andare e io purtroppo no. Non posso dirvi altro, signore. Ma sta là in mezzo al mare? Lei sì, ma non in questa dimensione. Comincia a fare discorsi che per voi sono un pelino... Alti. Alti. Alti o alto eretici? Quello, qualsiasi cosa è successo da adesso a... Vabbè, il fatto che sia successo è un conto, che uno me lo stia proprio dicendo... Ah, no, è tutto fuori dagli schemi. Ok, basta, va bene. Sì. Voi no, siete... Non che me ne freghi particolarmente. No. Però... E lui vi dice, se solo sapessi dov'è, vi aiuterei, ma... purtroppo questa è una cosa che dovrete cavarvi da soli una volta fuori di qui. Magari sarà più semplice se verremo equipaggiati anche a dovere. Certo, qualunque cosa. Vedi che Dipo ti dice, donne, prendete qualcosa per aiutare questi. Armi, vestiti, qualsiasi cosa. Non è certo cosa. Con un saio che si va in guerra. Giusto. Forse lui. Sì, io sì. Non avevamo dubbi su questo. Infatti. Vengono, cominciano a rovistare ovunque intorno a questa stanza, a questo harem, e vi danno, scegliete voi ragazzi, senza troppi problemi, io do per scontato che vi danno l'equipaggiamento che vi serve. Abiti leggeri da viaggio. Un'arma ciascuno. Qualche cosa da mangiare per i prossimi giorni. E lei dei vestiti decenti che non siano soltanto un saio, perché ci posso andare, ma comunque... Certamente. C'è solo un problema. La città è sotto assedio. Già, brutto periodo per innamorarsi di una sirena, già. Sì, perché ci sono periodi invece che sono buoni, Ma ci sarà un passaggio segreto per le uscite del re, del console? Sì. Sì, ma da troppi soldi, non può essere un console. E esiste un modo per uscire dalla città. Ma fossi in voi, io comincerei a ragionare sul dove andare. Forse serve il caso prima di uscire dalla città, prima di pensare a dove andare. Il mare è in una direzione sola. Sì, va bene, vi lascerò. Non credo che dovremmo andare sulle montagne a cercare una sirena. Non da quello che mi raccontava mia madre. E se fosse metà salmone? E risalito. Che stagione è? Che stagione è? La sirena metà salmone. Ma la metà sopra o la metà sotto? Anche appunto. Non ha specificato il conte. Ok, nel frattempo, qualsiasi creaturina, qualsiasi... adesso li possiamo chiamare col loro nome, qualsiasi parassita, si chiamerebbero così, che avete sul corpo, si è dileguato. È scomparso. Che è proprio un ottimo auspicio. Esatto. È scomparso. Mi stavo per girare a chiedergli, non c'è più. Vabbè, partiamo. Ok, uscite. Vi fanno uscire dal palazzo. Facciamo anche una cosa rapida. Uscite dal palazzo, siete tra virgolette equipaggiati. Cioè avete degli oggetti, avete tutto quanto ciò che avevate prima. E la città è un delirio. È letteralmente un delirio. Alcune guardie vi accompagnano fuori e vi dicono, noi conosciamo una strada per condurvi fuori di qui, potrete uscire dalla città, ma la situazione è questa, grosso modo. La città è qui, è sulla costa ed è totalmente attaccata dai lati, quindi le due parti della costa sono in mano ai tartari. Esiste
una via d'uscita, e lui vi dice: ma è una zona molto particolare, un po' difficoltosa, ed è la zona delle saline. Oh. Quella sale di buon auspicio. Ah, vedi che lui dice: ok, non capisce questa frase. Alle saline c'è delle barche. Dalle saline dovrete in un qualche modo raggiungere la costa, cercando di non farvi notare dai tartari, che comunque sono, si crea comunque un vuoto tra la città, l'assedio al momento è a distanza, e poi potrete raggiungere la costa. Blocco dei rifornimenti e qualche lancio di cadavere. Esatto. Okay. E poi potrete raggiungere la costa. Qualche lancio di cadavere. E poi potrete raggiungere la costa. Questa è la situazione. Conduceteci alle saline o alla strada che porta alle saline. Esatto. O almeno indichi. Ok. Una di queste. Cioè. Ok, ragazzi, vi conducono, facendo anche, visto che sono anche, stiamo galoppando, vi conducono rapidamente. È un sentiero, vabbè, attraversate la città, ed è semplicemente una via per un'uscita, chiamiamola secondaria, comunque nascosta, tra le mura. Quindi è un'uscita non convenzionale, che viene utilizzata probabilmente per messaggeri o per tutte le cose un po' stealth, tra virgolette, e venite buttati fuori. Da lì le guardie vi abbandonano completamente e davanti a voi avete il classico paesaggio delle saline. Quindi immaginatevi queste, assomigliano molto a delle risaie poi fondamentalmente, quindi questi spiazzi, queste piscine rettangolari con questi camminatoi in terra in mezzo, e effettivamente con una bella distesa, perché il sale comunque era una cosa preziosissima all'epoca, e questa distesa, le saline sono state completamente abbandonate a causa ovviamente della guerra, e dopo davanti a voi c'è la spiaggia. Prego, le guardie proprio buttate fuori. Ma figurati se si sprecano un po'. Io? Sì. È probabile, però poi dimmi tu se è troppo tirata, che le strade tra le saline per arrivare alla costa e trovare una zona di imbarcazioni la conosca, perché da quelle parti c'era la zona di contrabbando. È probabile. Quindi tecnicamente è un so dove dobbiamo andare. Poi da lì no. A naso però, sì. A naso potresti tracciare una strada. Comunque la conosci bene la città. Ok. Beh. Beatosa e Pischello, tu ci sei con noi o sei con i santi? Certo, ci sono io. Ok. Cioè, presentissimo. Bentornato. Perché? Dove ero stato? No, tranquillo. Avanti in quella direzione, penso in giornata, una cosa del genere, dovremmo riuscire. Giusto. No, anche molto meno. Anche meno. Quindi certo, meno di una giornata, addirittura mi correggono dall'alto, quel santo di Dio. È veneto dopo tutto, è veneto. Certo. Ciao a tutti i veneti che ci ascoltano. Sì. Ci sono delle imbarcazioni, se ne andiamo ad andare direttamente per mare. Vamonos. Qual è la direzione? Di là. Ok, ciao. Di là. Ci vediamo là. E parto di corsa. Tu vai? Sì. Ok. Cosa fate? Vedendo innanzitutto, beh, lui indica una direzione grosso modo e lui parte. Io cosa lo lascio fate? Partire, cazzo, me ne frega il bambino, sto con quelle sulla strada. Eh sì. Vabbè, non c'è nessun pericolo, non dovrebbe succedere niente, che basta che eviti di morire. Sì, va bene, ecco, sì. Ma lo vediamo in fondo alla saliera. Dato che la strada per le saline non è complicata, ma può essere pericolosa, abbandono i due adulti e vado col bambino. Ah, quindi tu ti metti lì. Tanto sono giovane e scattante pure io, per cui. Ok. Accetta che. C'è una voglia di correre. Eh sì. Boh, andiamo. Faccia strada, io lo seguo. Tanti qua, prego. Diciamo che a passo spedito, tra virgolette, voi non perdete il contatto visivo con loro. Comunque siamo in una situazione di pianeggiante, state andando verso la costa. Sì, anche perché, visto che non è che siamo proprio in salute, mi immagino che comunque non facciano tre ore di corsa a perdi fiato. Sì, non sono Gimli, Legolas e Aragorn. No, direi di no. Però comunque, essendo una salina, cioè come ti giri dove sono le barche, sì, lo vedi. Cioè, non è che sì, ci vuole Sherlock Holmes.
Ok, notate innanzitutto una cosa. Mentre voi correte, spediti, notate che al centro di questo complesso di saline, che è veramente ampio, immaginatevi che ha le dimensioni di una fetta di spiaggia, quindi è bella, bella grande, avete il classico, che non mi sfugge il nome, lo sapevo, ma avete il classico... erano tipo delle torri, tra virgolette, dove veniva stoccato il sale. Sì, lo... sì, chiamiamolo un antico magazzino, però aveva un nome. E intorno queste piccole abitazioni, queste capanne di legno che sembrano disabitate, che contenevano di solito gli attrezzi di lavoro o i lavoratori stessi che si fermavano a... gli attrezzi di lavoro. Certo. Esatto. Il feudalesimo è un attrezzo di lavoro. Sì. Quindi voi notate questo magazzino al centro, lo vedete perché è una bella torre al centro, e in una zona delle saline ci sono proprio le dune di sale, perché è stato tutto abbandonato, quindi in una zona ci sono i vasconi, quelli, le piscine d'acqua, che stanno aspettando di evaporare, invece in alcuni punti proprio avete le dune di sale, tra virgolette, vicino al magazzino, tutto è stato mollato lì e se ne sono andati. Ok, nel momento in cui voi state procedendo, voi notate del movimento, intendo del movimento, notate qualche figura che si sta muovendo tra le dune del sale. Non riuscite a identificarlo perché è una frazione di secondo. Se voi state andando di là, le dune del sale sono spostate leggermente verso est. Ok. Io mi fermo, cioè rallento, mi affianco, quindi sono a est. Tieni giù il finestrino? Sì. No. A est, scusi, movimento. Io guardo, perché anch'io ho visto qualcosa con la coda dell'occhio, e cerco di affinare un po' la vista, anche perché abituata a stare nella steppa e a osservare l'orizzonte anche d'inverno con la neve di quando me ne ero andata più a nord prima di tornare indietro. Cerco di... Ok, vuoi fare un tiro particolare o vi fermate e ti racconto quello che vedi? Io sì, io volevo fare una cosa. Ok. Io volevo più che altro cercare attorno a noi dove si potrebbero nascondere eventuali nemici che ci vogliano assalire. Allora, essendo in una salina mi sembra strano che ci siano dei posti dove... Esatto, infatti non c'è assolutamente nulla. L'unico posto sono appunto queste dune che sono lontane, sono a un centinaio di metri, grosso modo, e c'è questo edificio centrale. Tutto il resto sono veramente delle vasche. Voi potreste nascondervi entrandoci dentro, stando sott'acqua, ma... Potrebbero essere esploratori degli assalitori. Teniamoci lontani. Ok, io voglio proseguire... Però voglio sfruttare il mio istinto da sentinella, sì, per mantenere invariata la distanza, sì, tra loro, di modo che non ci possano mai raggiungere. Ok, tu gli tieni proprio d'occhio. Sì, sì. Okay. Uso cuore perché mi sta a cuore che non succeda niente a lei. In questo momento mi sembra un suricato. Okay, ok. Sto cominciando. Sto cominciando a ragionare in maniera un po' diversa rispetto a come ragionerei io di solito. Okay. Nel senso che solitamente l'avrei mollata e mi sarei messo al sicuro. Okay. E invece, visto che lei comunque in continuazione mi ha difeso, comincio a sentire un certo dovere di, certo, ricambiare quello che lei fa per me. Che tra l'altro potenzialmente tu potresti agire da solo con il tuo legame del padre, esatto, tecnicamente, però ci sta molto bene. Voi vedete che loro due si fermano improvvisamente e siete un po' a distanza, ma notate che c'è qualcosa che non va. Vi dico, facciamo i tiri e vediamo cosa succede. Ok, allora, dunque sono... 1, 3, 2, esatto, sono più la sentinella, 3, perfetto. Ok, sono due successi, però in realtà hai fatto un 1 nero che te ne toglie uno. Quindi è un solo successo. Io le difficoltà non ve le sto dicendo, le integro, okay, poi nelle reazioni. Niente, tu vedi che questi spariscono dal tuo campo visivo, ma capisci, ti posso dire che questi non sono sprovveduti. Ok. Non sono sprovveduti. Guarda, ho visto muoversi così dei soldati in passato. Secondo me sono pericolosi. Tu, Claudio, cosa vuoi? Ma io, essendo un sopravvissuto alle steppe,
ed essendo abituato a essere sia preda che predatore, voglio a questo punto allontanarmi dal gruppo per attirarli verso di me in modo da fare una qualche trappola. Lo avviso prima, certo, che voglio fare questa cosa. Puoi anche dargli una strategia di massima. Esatto. Io li attiro in un punto, tu recupera gli altri due, okay, e quando loro si avvicinano a me, voi li potete assalire da dietro. Ok. Ok, ci sta, perché hai anche il tratto, hai il legame che è perfetto. Esatto, quindi sono i tre neri di sangue. Benissimo. Uno da survivalist. No. Il legame. Il legame sicuramente. Prende il legame sicurissimo. E a questo punto cerebro, nel senso che sto cercando di fare una strategia che mi porti a un risultato. Certo. Ho 2, 5 neri, un 6, un 5, questo me ne toglie uno. Madonna, ok, quindi sono 3 successi. Allora, quindi tu fai tra virgolette fai da esca. Da esca, esattamente. Ok, ok, tu fai. Bene, voi vedete questa cosa molto strana, ovvero che lui in un qualche modo rimane acquattato, cioè non vedete che c'è movimento. Mm. Lui invece che dopo una battuta d'arresto si tira su. E stai procedendo come se nulla fosse, tra virgolette. Io ho una domanda più che altro per capire. Guastatore, sì, è proprio quello dell'esercito? Tra virgolette sì, immaginati una versione molto rudimentale di un guastatore. Quindi trappole, okay, hai delle rudimentalissime nozioni di chimica, tra l'altro. Tutti i tuoi PG alla fine sono chimici per un, esatto, qualche motivo o per l'altro. Che strano. Questo non lo sapevo però. Puoi provocare dei cedimenti, puoi, insomma, degli incendi. Incendi. Esattamente. Okay, okay. Una salina a far prendere fuoco il sale. Questo è un po' duro. Prego. Prego ragazzi, voi vedete questa cosa? Io sono tranquillo. Di base. Proprio in sciortezza. Tanto sono avanti loro, se qualcuno attacca, attacca loro, quindi sto proprio tranquillo. Mi guardo le spalle al massimo, perché sai mai te che mi accerti. Certo. Di sicuro la balestra non ce l'ho, perché potrei, però la vera balestra, quella che ci vuole poi il pennacchio di ricarica, ed è del 1004. È arrivato dopo, potresti avere un arco. No, ho fatto l'invocazione storica. Grande, potresti avere un arco. Potrei avere un arco, quello sì, perché anche per procacciarsi. Senza problemi. Quindi incocco l'arco perché, nota, non si tiene mai l'arco in tensione, se no dopo due giorni lo butti. Certo. No, butti l'arco perché ti perde la flessione. Gli archi dell'epoca facevano cacare molto. No, tra l'altro. Assolutamente no. Per tenere la tensione sì. No, che senti? No, per tenere la tensione erano dritti. C'è il nervo da tendere a piegare. Lascia perdere. Le grandi vistute storiche. Lascia perdere. Non erano in fibra di carbonio, va bene. No. Sì, non era compound. Ma un long bow, un'armatura di cotta di maglia, te la passa tranquillo. Ah sì, okay, no, stavo dicendo sì. Ok. Arco puntato. Un punto molto arco, un cocco, una freccia per prevenire, perché mi sembra un movimento effettivamente strano. Ok, Arnaldo invece? Prega. Guardo soltanto tu dietro. Segui a ruota. Seguo, tanto se ci sono altri tre che sembrano stare attenti, quindi una, cioè, piccola altra nota. Perché un pochino defilati e prendo per la casata. Ok. Per evitare di essere lì pari in mezzo alla strada. Ok. Claudiano, tu non vedi il movimento dietro le saline, quindi sei in un momento un po' strano, nel senso che lui ha provato a tentare questa strategia, ma tu non sai come stanno rispondendo dall'altra parte. Come loro ti stanno raggiungendo. Ok. Io attendo che mi raggiungano. Sì. E poi gli dico quello che ha detto Lisana. Ok. Quindi gli comunico. Dobbiamo avvicinarci a dove Lisana farà da esca per assalire il nemico alle spalle. Ciao nemico. Chi è con me? Io già l'arco croccato, sono pronto. Tu prete? Pregherò con noi. Tu puoi avere una qualsiasi arma a tuo piacere, ma vedi, tu potresti anche non averla. L'incensiere. No, io ho dei pugnali. Io ti immagino almeno con un'arma un po'. Esatto. Dei pugnali, una frusta. Sì. Perché la frusta Sdiro dell'Or non me l'ha andata come arma nell'equipaggiamento, l'ho presa dalle donzelle che erano lì. Ah, dai toys, ok. Esatto.
È un flagello. Beh, io direi il flagello che hai trovato. Esatto. È tipo cucina. Tra l'altro era anche quello tra i toys. Esatto. C'è un motivo per cui alcune gli mancava gli arti. C'era un motivo per cui tutte erano armate. Ok, Claudio, tu stai facendo un giro. Lisara, stai facendo un giro che ti sei fatto tu nella tua. Hai calcolato un po' tutto nel tiro, è pianificarsi il campo e quant'altro. Quindi ti sei creato un po' una situazione abbastanza ideale nella quale se ti dovessero attaccare possono farlo soltanto dall'edificio opposto, cioè al centro. Ti sei quantomeno riparato da tutta la zona delle dune di sale. Invece voi facendo il giro è proprio lì che state andando. Ok. Se volete fare, dovete farmi, agite come vi pare, dovete dirmi se volete agire in modo di nascosto, se suppongo di sì, ma io voglio agire di nascosto cercando di usare la duna come copertura e in caso di anticipare il movimento d'attacco da parte sua, sì, che farà da Esca, sì, quindi calcolando la direzione ingresso nemico dopo avermi fatto dire da lui dove gli hanno visto, sì, e quindi di arrivargli da un lato cieco, ok, possibilmente nel seguire la strada. Perfetto. Voi ragazzi avete altre cose che volete dire? Io seguo in fila indiana. Sì. Non dico che mi metto dietro bambino perché credo non serva molto. E io faccio da van scoperta. Quindi, appunto, io sto dietro l'arciere. Io ti guardo e ti ma sei armato? Certo. Tiro fuori una daga. È giusto perché per lui è come una spada corta. Ok, ragazzi. Fratello da cucina. Come tu avevi previsto, l'attacco non tarda ad arrivare e due frecce di fattura evidentemente barbara, li chiamo barbari in modo generico, proprio sfrecciano di fianco a te. Nel momento stesso in cui ciò accade, e ti chiedo adesso il test per descrivermi tu in che modo intendi evitarle, voi due vedete esattamente questa scena. Lungo le dune ci sono due soldati, tra virgolette, tartari, con i loro quegli archetti corti super arricciati, mm-hmm, che stanno tirando verso di lui e li vedete di spalle. Quindi mm-hmm, avete un buon movimento prima di raggiungerli, ma vi stanno dando le spalle. Vai. E io, dato che voglio fare da Esca fino in fondo, sì, e dato che per me la sofferenza è un'arma, e se loro mi prendono, sì, dove dico io, sì, pensano di avermi colpito in punti vitali, quindi più probabilmente si avvicineranno a me abbassando la guardia, sì, cerco di prendere le frecce, sì, ma dove so che non mi perforeranno dei punti vitali. Bello, tipo stunt. Esatto. Fai una roba tipo stunt in modo che il danno sia estremamente limitato, ma vuoi far vedere di essere stato colpito. Esatto. Vestiti, perché lui ha il legame che dice che la sofferenza è un'arma. Esatto. Quindi sono i tre neri di sangue, i due bianchi della sofferenza e cuore, perché sto facendo tutto questo in modo da dare a loro la possibilità di... Assolutamente. Non vale. Meglio perché era un un 6. Questo è un 2, questo è un 4, questo è un 2. No, sono illeggibili. Ok. Sono i dadi di Cthulhu, quindi. Lo so. Allora, essendo che facciamo un rapido, ti hanno attaccato in 2, considero una difficoltà aumentata di 1. In questo caso la dichiaro, era 3, ti sei beccato 2 danni. Quindi hai beccato le frecce, non bene come speravi. E adesso ragazzi vediamo insieme come funziona la questione, ovvero che Claudio dovrà cancellare il suo sangue, quindi il primo danno fa sì che il suo sangue si svuoti, quindi con la gomma deve cancellare, ma il secondo gli annerisce il secondo, esatto, esattamente così. E il secondo, ho già guardato che cosa vuoi. Cioè devi annerirti anche il sangue, perché il primo vi fa svuotare tutto, sì, sì, e il secondo si segna. Ora cosa succede però? Che lui deve annerirsi un punto nero in giro per la scheda, quindi dovete annerirvi nome, organi, legami, virtù. Ciascuna di queste cose vi porta una conseguenza diversa. Certo. Dato che Claudio tra l'altro conosce un po' come funziona. Esatto, ho pensato a due cose diverse. Vai. Una possibile è annerire viscere dove ho un solo punto e quindi dovrei prendere una stigmata. Esatto.
così introduciamo la spiga. Esatto. Sì. Mi piace. Che te gusta. L'altro discorso sarebbe stato annerire survivalist e diventare un masochista, proprio. Ok. Sono entrambe abbastanza... Beh, annerire survivalist potrebbe anche essere una sorta tipo di predator, cioè tipo potresti essere uno che si mimetizza nella natura, potresti... Ovviamente stiamo dicendo che quando ti va a annerire le cose si attivano i famosi poteri degli erranti, cominciate a capire come funziona la questione. Prego, vai, se vuoi possiamo, faccio prima loro. Sì, intanto ci ragiono un secondo sopra su cosa annerire. Prego ragazzi, voi vedete che loro tirano e siete ancora non scoperti in mezzo alle dune di sale. Cosa fate? Tiro. Proprio secco. Cerco un angolo dove nascondermi e avere un po' di copertura. Che c'è. Decidi tu. Sì. E tiro. Vai. Direi di nervi, userei il mio nome man veloce. Per incoccare, mirare velocemente e sparare la freccia. Proprio ok, perfetto, ci sta. Con guastatore per fare più danni possibili, quindi... Guastatore un po', cioè immaginatelo più... No, è più discrezionale, ok. Vai. No, ma veloce. Sangue vero lo uso? Sì, sempre. I premier ci sono sempre. Intanto vi chiedo a voi ragazzi se avete idea, semplicemente per capire la scena come si... Nel momento in cui lui lancia la freccia... Ale! Ok, mentre lancio il barriera subito sì. Il freccione, dimmi, lancia la freccia. Ho visto lei che è andata giù, i tizi che stanno guardando. Mi pare una buona occasione, sinceramente. Sì, sì. E mi acquatto leggermente correndo alla Naruto. Non so come altro descriverla, sta cosa. Basso, sì. Con le braccia indietro, sì, quella cosa lì medievale, sì, ok, che è, e incito il ragazzino a seguirmi. Muoviti che non ci andiamo ora, ok, sfoderando i pugnali per cercare di prendere alla schiena e... Ok, Toliano invece io spreccio con, uso il mio nome, quindi corri muri, sì, per correre prendendo una duna. Sì. Verso uno dei due. Io ipoteticamente vorrei correre verso quello che non viene trafitto dalla sua freccia, cioè lui tirerà su uno, quindi lo vedo prendere una mira e certo, vado sull'altro. Poi voglio usare i miei nervi, ma soprattutto l'acrobazia, cioè voglio arrivare in volo dietro quell'altro. Ok. Quindi quando sono verso la sua schiena, invece di arrivare dritto così, io salto per andare al collo. Perfetto. Tra l'altro Claudio, se vuoi ridere possiamo anche tirarla, è la stima per... Ci stavo pensando, perché il caos è amico di Fumble, quindi... Esatto, vedi infatti. Tu. Allora, quanto abbiamo fatto? 6, facevo vedere con un critico anche. Sì. Perfetto, quindi tu tecnicamente devi, hai fatto 6 che è tantissimo, devi cancellarti tutto il sangue, mm-hmm, e devi annerirti una cosa. La faccio brevissima per non interrompere la scena, ma diciamo che se tu annerisci queste cose ti creerai un potere... legato a questi legami, e lo vediamo come, ovvero tu vuoi, facciamo un esempio, guastatore, vuoi annerirtelo, tu dimenticherai di essere stato un guastatore, dimentichi ogni tua conoscenza chimica, ogni tua conoscenza, ma lo decidiamo insieme, potrai creare il fuoco dalle mani, facciamo un esempio, o potresti essere creare delle piccole esplosioni, potresti fare crollare le cose, sei uno che è in grado che col tocco fa crollare le cose, ti sto facendo un esempio di... Mm-hmm. Quindi ciò che tu vedi viene declinato in un potere. Ok. Comunque lui fa 6 e di base shotta il primo esploratore. Quindi la freccia proprio nel collo, secco. La difficoltà è 2, quindi tecnicamente tu gli hai fatto 4 danni. Per curiosità voglio chiudere seduttore. Perfetto. Tu puoi pensare a qualsiasi potere legato alla tua capacità di sedurre. Però... tu devi cancellarti seduttore e scrivere il che cosa fa il tuo potere. Okay. Perché tu non sarai più in grado di sedurre normalmente le ragazze, ma avrai un potere specifico con cui tu farai solo quella cosa lì. Te la butto lì, lo charme involontario, cioè una cosa che non controllo con lo sguardo. Comunque sono poteri attivi, nel senso che io poi, cioè tu devi dichiararli, okay, sì, devi anche tirare. Va bene. Ci penso un attimo. Vai. Gli ormoni. Okay. Io ho deciso. Che figa. Va bene, finiamo la scena. Vai.
Tu niente, tu allora il primo è andato, tu praticamente correndo di fianco alla sua freccia sulle dune ti fiondi sull'altro. Okay, quindi sono 5 blu e 2. Per amore. Non prendo per uno. E ale. Opla, anche tu. Bel 6 nero. Sono 3, 4, 3, 4. Bene, sono 2 danni. Tu gli sei addosso, e che arma hai? Un pugnale, una daga. Anche una, sì, una spada corta. Sì, sì, sì. Anche lui gli addosso, bambino, ragazzino, incazzatissimo, e lo ferisce. Tu gli sei a ruota. È ancora in piedi o sì, è sì, caduto? Sì, 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 sì. È in piedi, con sì. Attaccato il ragazzino dietro? Sì, sì, sta combattendo. Io arrivo, immagino che il tizio sia concentrato sul ragazzino, sì. Gli prende la testa e... Cerchi proprio di... vai. Vai. E ti ricordi poi che hai una frusta. No, con la frusta. Lo strangoli. E... sì, ma fa per tagliargli la testa con una frusta che... ma aspetta. No, c'ho anche i coltellini. Mi sono perso, che cosa userò? Di reazione sarà di nervi per cogliere sì. L'attimo. Sì. Poi sangue sono 3. Ah, carpe diem tra l'altro ci sta, eh. Non ce l'hai tu, ce l'hai no, tu. Io, ah, pardon, io pardon. E 3 di. Però se lo vuoi usare. Siamo un altro rosso. 3 nervi. Mentre tu conti dadi, noi continuiamo a dire che il normale è bellissimo. Cioè, 3 di nervi. Cioè, 3 sì, di, sì, no, di nervi. Io domani no, faccio un investimento. No, a tal proposito, se volete comprare il manuale di Memento Mori, lo potete trovare sul solo su Dragon Store. Esatto. Di cui metteremo il link nelle note. Magari, magari, magari. In realtà ti ho poco un cacchio. E infatti ho fatto un 1 nero. E basta. Sì. Ok, questo è un fallimento critico. Vedi l'occasione che Fumble! Yes! Ok, arrivo subito da te. Tu Claudio cosa hai deciso? Io ho scelto di annerire le viscere. Perfetto. E di prendere come stigmata denti marci. Perfetto. Perché mi sembrava molto adeguato alla situazione, dato che i miei denti marciscono, però sono anche in grado di sdentare le armi degli avversari, quindi togliere il filo, what? Renderle meno penetranti. Ora, ci piace. Quando la rivedrete, sarà successa davvero questa cosa, cioè che non sarà più bella come l'avevate, carina, come l'avete conosciuta, non so, non abbiamo parlato intanto della scuola. Era una ragazza normale, atletica. Esatto, invece non eri ancora ciurga. Invece Hector, cosa no. Hai pensato? Tappato seduttore, ho preso il potere di controllare i feromoni. Ok. Ah, quindi tipo per esempio tu potresti indurre le persone ad accoppiarsi e sì, cose di questo sì, tipo. Sì. O anche a scatenare le relazioni. Allora, il profumo. Allora, è bellissima come cosa, ma ti dico che la puoi fare solo sugli altri. Sì, perché automaticamente no, se tu lo usassi su te stesso è come se tu seducessi. No, no, l'idea era controllare i feromoni degli altri, quindi scatenare tra di loro. Tra di loro o proprio sulla persona, tipo quella persona puzza di antipatia. E quindi tutte le persone staranno beh, ok. Ok, è bellissimo. Farei semplicemente un piccolo range di cose, un po' le cose più brutte. Tipo, secondo me, riesci a vai dalla seduzione alla violenza. Come range di cose non farei un controllo perché no. Entra in cose, diventa piacere e schifo praticamente. Ok, fondamentale ragazzi, dovete annerirvi il coso, perché quando tu vorrai sedurre dovrai utilizzare il dado nero di questo. Mm-hmm. Perfetto. E non si tornerà più indietro una volta annerito. No. Questo è annerito. È annerito. Tu perdi, tra l'altro, una cosa importante a livello di roleplay, ragazzi, che tu perdi qualsiasi tipo di tuo charm, di essere piacione. Ma ci sta benissimo. Con l'esserino prima, tutto il discorso, ho perso. Questa cosa l'hai persa completamente. Il tuo essere donnaiolo, le donne adesso non ti interessano più. Tu comandi appunto questi feromoni. Perfetto. Succede questo, ragazzi. Tu hai fatto un fallimento critico che in mente male si chiamano piaghe. Ottimo. Cade la mano con il pugnale. Ok ragazzi, io direi che in stile Crimson Peak, tra virgolette, i vostri piedi cominciano a far emergere del sangue dal sale. Quindi non so se avete visto Crimson Peak di Guillermo del Toro. Yes. Voi pestate, lì c'era la neve, ma loro pestavano la neve e sotto c'era questa argilla rossa che bagnava la neve. Perfetto, voi capite che non è argilla, ma è sangue. Al momento, ciò che sta succedendo, capite che l'ha creato lui. Nel momento
Ops. Nel momento in cui lui fa questa cosa, questa è una cosa da manuale, tu hai come creato un piccolo miracolo al contrario, hai creato una blasfemia. Si apre la porticina del magazzino di sale e dei lavoratori, dei braccianti, tutti ricoperti di sale, di bianco, spiritati, quasi assetati di sangue, sbucano fuori, ancora non vi vedono, ma si dirigono verso di voi. Aiuto! Ok ragazzi, siete... Aspetta, con il fallimento in questo caso non, però non cancello uno, no, perché sarebbe le ferite. Basta. Esatto. Io ti devo chiedere una cosa, perché mi sono... Ah no, pardon, ho detto una cavolata che mi correggo subito, vai dimmi. No, 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 dimmi. I dadi che si tirano, sì, delle caratteristiche base, sono, sì, il numero di dadi che si tira è pari ai quadratini? Sì, esatto. Ok, perfetto. Cioè a quelli che avevi di partenza, questi non cambieranno mai. Okay. Cioè, quindi se avevi uno di nervi tu tiri uno. Uno. Esatto. Va bene. Ho detto una bugia perché era un combattimento, quindi tu hai fatto meno uno. Giusto? Quindi tu, la loro difficoltà è 2, tu ti sei preso 3 danni. Quindi tu non solo hai evocato sta cosa, ma ti è arrivato una scoppola. Che bei fumble! Una scoppola dietro al coppino, e quindi quando ti becchi 3 danni, in memento mori rimani così, perché tu dovresti cancellarti e riscrivere. Peccato che adesso hai un nero da decidere. Solo uno? Sì. Peccato. Solo. Ok, ragazzi. Ah. Io direi che voi tre, ditemi voi. È lì da solo. Il problema è che si è aperta la porta con i braccianti, che quindi erano dentro al magazzino. E... i braccianti stanno venendo verso di noi e sembrano spiritati, giusto? Stanno andando verso le dune. Ah, verso le dune. Esatto, perché tra parentesi. Separato. Esattamente. Separata. Esattamente. Inizio a seguire i braccianti perché da dove sono io magari non mi sono ancora reso conto benissimo che sono spiritati. Esattamente. Il mio scopo è arrivare dietro di loro, convincere ed aiutarci a uccidere i soldati. Ok, ok, chiaro. Quindi inizio ad andare... Ok, Giuliano? Beh, io voglio finire il lavoro, quindi cerco di ammazzare... E non fai alcun scrupolo. No, proprio vai. In maniera del tutto ignorante. Vai. Qui è proprio viscere, cioè proprio... Finiamola qui e, sì, e smetti di piangere e finisci il lavoro. Uso il legame con la mia, guarda, figura paterna per... In realtà ci sta da Dio, perché di fatto tra lui che, esatto, lui che apre arrivato... voragini sanguinolente. Ah, tra parentesi, Arnaldo, chiedimi tutto quello di cui hai bisogno per decidere. No, l'unica soltanto, no, già deciso in realtà, per vedere se va bene. Certo. Cambio la virtù ecclesiastico, sì, in appunto creare i miracoli blasfemi. Quindi tutte quelle apparizioni, sì, cose, come appunto diventa un sangue che sgorga, sì, dai pavimenti, sì, sì, dalle pareti, è solo illusorio. Illusorio. Bello. Cioè in realtà al tatto e tutto quanto, i sensi te li prende tutti, non è un problema. Certo. Però non ti evoco Belzebù, però ti do la sensazione del crack. Delle manifestazioni, esatto, blasfeme, che tra l'altro fanno una presa potentissima su chiunque. Perfetto. Quindi devi cancellarti ecclesiastico, tra parentesi, non sai il latino. Ma non lo sapevo neanche questo. E questo potrebbe essere un problema più avanti. Beh, oddio, da mercante forse un po' di latino lo sapevi, eh? Ma sì, lo sapevi, era il latino romano. Latino legale. Sì, grazie. Sì. Esatto, esatto. Sì, non so più dire parole. Però non so più dire un cazzo. Sicuramente, però nel periodo al monastero lì l'hai proprio... Quindi cancello di gomma proprio, assolutamente, perché la regola è che va cancellato con la gomma. E vai, devi ancora tirare, vai. Scusate le interruzioni. Un successo. Ti dà un colpo di spade, quindi anche tu devi semplicemente pulire il sangue, ti becchi un danno e decidere anche tu cosa annerire. Okay. I legami, ragazzi, si può annerire anche il nome, ragazzi. Mm-hmm. Annerire il nome significa cambiare il proprio epiteto e dargli un significato ovviamente oscuro. Diciamola, facendola estremamente breve. Quindi, se non vi piace, si possono fare anche ragionamenti di puro metagame. Se non vi piace il corrimuri, facciamo l'esempio, tu potresti diventare qualsiasi cosa annessa. Io annerisco sentinella. Sì. E il mio potere diventa sonar.
cioè quando qualcuno si avvicina a me a meno di 2 metri, io lo sento ovunque sia, anche se non lo vedo. Molto limitato come raggio, ma potentissimo al buio. Allora, se è veramente limitato come raggio, sì, 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 entro 2 metri, quindi corpo vicinissimo, a corpo. Corpo a corpo. Ovviamente, perfetto, no no, mi piace, e la differenza è che ovviamente per tutti gli altri test sì, sì, è andata, quelli si fanno. È andata. Benissimo ragazzi, lui ti si è rivolta contro e ti attacca, quindi devi fare un altro test. Ok. Con la spada. Intanto ragazzi avete il sangue alle ginocchia, eh. Voi state sprofondando letteralmente nella duna. Letteralmente. E tu Hector sei un po' in distanza ancora, eh. Vi faccio subito agire, faccio l'attacco. Come lo faccio? Decidi tu, tutte le virgolette, potresti anche narrativamente giustificare qualsiasi di questi organi. Io mi sono fatto colpire apposta prima per evitare il colpo, non ce l'ho fatta, però mi sono fatto colpire apposta. Ok, allora io direi nervi, l'istinto prima di tutto, cioè cerco sì. di evitarlo d'istinto proprio sì. in maniera del tutto... del tutto è così, e qui la situazione non mi piace, cioè mi sento molto in pericolo, perché sì. lui è un soldato addestrato e io invece sono un ragazzino. Certo, certo. Un po' sgamato. Certo. Quindi sono 4. Uno nero. Uno nero, sì. due bianchi. Quindi sono 4, 6 bianchi. Qua c'è la cascata, ce ne abbiamo un po' più. Ah, vai, dammi sì, lì così. Allora, aspetta, 6 e abbiamo. Fino a mezzanotte va bene. No, no, sicuri? Sì, sì. Sei tu che devi tornare a casa più lontano. Vabbè. Uno nero. Sì, e basta, solo lui, 5 di mattina. Perché non ne ho altri. Sì, esatto. Bram. Anche tu. Zero! 2 danni. No, ma lui si limita sullo zero. È immortale questo soldato. Claudio, tu sei dietro a questa masnada di persone. Saranno tipo 5 o 6, non pochi. Che si muovono veramente. Tu capisci che cosa non sta andando, perché loro si muovono tipo zombie praticamente. E gli zombie per me sono una cosa terribile. Sì. Non perché sono zombie, ma perché sono schiavi di qualcun altro. Gli zombie sono sempre rievocati da qualcuno. Qua li ha riportati. Qua i maghi della dialettica in questo gioco sono devastanti. Ma quindi a tu però l'avevi già usata questa nell'eroe di Meboli, sì, perché c'erano i necromanti che facevano lavorare gli schiavi e poi li risuscitavano come non morti. L'ho inventati. Era un'industria che funziona all'inizio alla fine. Non si ferma mai. Hai la pensione. Vai. Dopo la pensione. E quello che cerco di fare, sì. dato che oltretutto la sofferenza per me è un'arma, quindi adesso ne userò solo una delle due, adesso certo. vedo cosa. Però il punto è che secondo me loro non sono morti, non sono veramente zombie, almeno lo spero. Sì, non potrebbero, neanche... potrebbero però essere sotto l'incantesimo di un mago. Quindi, sì. dato che so che le streghe sono in grado di sì. fare queste cose, cerco di ferirne uno in maniera leggera, in modo che la sofferenza sì. lo riporti nel mondo. Okay. E quindi, 2 neri del sangue, la sofferenza è un'arma, e... cuore, perché io lo sto facendo per farlo riprendere, sì, poverino, sì, perché sì. non è colpa sua. È il grande paladino di Zara. Sono 2 successi. Ok, e tu lo fai e diciamo che, non so, atterri questa persona o cerchi di scuoterla. Ci faccio proprio un taglio, non troppo profondo, ma una cosa abbastanza dolorosa da... Vedi, ok, e effettivamente si sveglia davanti a te. Si riprende e ti dice: oddio, ma ha in mano, è un uomo, ha in mano tipo una vanga, e dice: oddio, cosa sta, ma chi sei, cosa sta sto cercando di salvarvi, i tuoi compagni sono sotto l'incantesimo di una strega, dobbiamo liberarli. Ma dove state andando? E vedi che spara dei nomi per richiamarli e loro vanno. Cosa faccio? Una piccola ferita, come ho fatto io a te. Ma è mio fratello. Lo ferirò io. Ok, vai, voi due. No, ragazzi. Perché questa si potrebbe incastrarsi a modo manto. Ecco. Con vai, io devo sapere se posso farlo. Tra l'altro, se volete frecciare un po', ditemelo.
La domanda è sull'illusione e blasfema. Io ti volevo chiedere se posso fare un mix tra illusione e blasfema e il legame passato. Assolutamente sì. Ok. Il legame passato è quello: per inventare una bugia credibile devi essere tu quella bugia. Sto capendo dove vuoi andare, dove vuoi arrivare. Sì. Io sono caduto dopo aver colpito il soldato con il sangue che si sta alzando. Assolutamente sì. Cioè tu tra di loro sei quello che è proprio volato per terra, magari sì, sei proprio sporco. Io voglio che l'illusione del sangue che si è creata prima come piaga si unisca a me, sì. E io sorgendo dal sangue, sì. Come una specie di golem di sangue. Ok. Grande, perché è un'illusione, quindi non è che deve avere il mio corpo. No, beh, decidi quello. Tu, facciamo una roba un po'... abbastanza grande perché si veda da dove è lei. Sì. Non è quella la mia intenzione, ma è la dimensione QB. Ok, ma comunque tu stai arrivando, Avvicinare la mano del golem gigante al soldato e, vedendo gli zombie, prostratevi a me. Ah, ok, e quindi è tutto fatto, è tutta una messa in scena per un po' calmare la situazione. Per calmare la situazione, il problema è che io sto cominciando a pensare, nel momento in cui vedo la mia mano di sangue, comincio a pensare di avere veramente io il potere del sangue, il controllo. Senza contare, ragazzi, che tutti quanti state capendo che le cose stanno prendendo una brutta piega. Cioè, una cosa che non vi ho detto, nel momento in cui voi... avete un potere e scoprite di averlo, automaticamente è come se voi ne prendeste immediatamente coscienza, cioè l'avete sempre avuto e tu non è una cosa che dici Spider-Man che prova a arrampicarsi, no? A usare i poteri di ragno. Cazzo, io so usare queste cose, quindi state capendo che siete effettivamente diversi. È una figata. E nel mio cervello il passaggio è un: ah, ma se io posso fare queste cose sono blasfeme, magari io sono anche un po' blasfemo. E magari sì, ma tanto il monastero è sempre stato un male. Però sai, quello è non me ne frega un cazzo. Qua è un no, sono proprio dall'altra parte. Allora io ti farei fare questa cosa molto figa e poi ti tengo in backup qualunque cosa succeda. Ci sento tu agisci dopo di lui. Mi serve. Bellissimo. Porca boia. Aia. Aia! Hai chiamato Vanelli. Aia! Hai fatto 9 successi! Io peggio di me. No, ma non è quello. Quanti neri sono? Aspetta, allora sono 3. 1, 2, 3. Il nero sono elimina 1, occhio non elimina. Esatto, perfetto così. Sono 6 più 3, 9. Ok, allora sono premesso che... ma non avevo visto il 5, ero convinto che fosse stato anche un altro 1. Ma è successo. Premesso che ti devi segnare 2 neri, quindi te ne cancelli solo uno. Ok, di base. Questa cosa mi servirebbe una macchinetta che me lo fai in automatico. Esatto. E dovrai decidere di annerirne un altro. Tolto questo, vai e dichiara la scena, nel senso che tu poi fai quello che vuoi. Io nell'alzarmi e facendo questa cosa al soldato, quindi tutti voi vedete che lui tipo praticamente riemerge dal sangue, fatto di sangue, con la mano allungata verso il soldato la stringo e io qua mi giocherei un paio di questi tiri così per fargli venire un infarto. No, ti ripeto, hai in mano la scena, no, al soldato parte l'infarto, l'illusione continua con l'esplosione del soldato, cioè in realtà non esplode, però è sembra certo. Esplodere e la pioggia di sangue che va sugli zombie. Ok, ma morte per paura ci sta tantissimo, allora. Con le illusioni ci sta soprattutto. Illusione mortale. Io direi, ragazzi, di fare questo. Lui fa questa scena, segnatevi tutti quanti un punto di sangue. Perché ciò che fa è una roba... Di nuovo anch'io? Di nuovo anch'io? No, tu no. Loro. Okay. È una roba inaudita. Cioè, e rimanete... E rimanete con voi in queste dune bianche che adesso sono imbrattate di sangue ovunque. Queste persone che si risvegliano da questa possessione e cadono a terra chiedendosi chi sono. E voi vi guardate negli occhi e... Prego. E forse qualcuno dovrebbe dire qualcosa. Sai, tipo... Kim? Tendo l'arco, mi faccio così, gli uccido. Oh, cazzo. Sarei quasi per sparare sul prete.
Io inizio a correre passando oltre i tizi che vedo si stanno riprendendo. Sì. Corro verso loro tre, sì, per prenderli di forza e trascinarli via, perché appena questi si rendono conto che è a causa nostra, sì, però ci danno fuoco come minimo. Tu rendi, ti rendi conto che loro non ne sono per nulla consapevoli, cioè si sono risvegliati adesso. Quasi tutti, ma non uno. Tranne uno. No, lui è così. Dato che però c'è una pioggia di sangue e noi siamo gli unici sconosciuti nel gruppo. Sì. So come funzionano le persone. Ciao. Il primo sconosciuto è il colpevole. È colpevole. Anche se non fosse veramente colpa nostra. Certo. Noi siamo l'estraneo che viene ammazzato. Certo. Mentre tu corri... Ah, ragazzi, se... no, prego, vi lascio la libertà se dovete dirvi qualcosa. Lui fa questo. Lui ti fa sulle dune. Io corro verso di sulla noi, duna, quindi... ma il problema è io su giù. Io corro verso di lei. Io sto andando verso Claudiano e chi c'è limitrofamente... Quindi di base ti senti abbastanza d'accordo con l'impostazione. Sì, sì, altro che qui la situazione non mi piace proprio. Zombie. Stavano arrivando, ti sei reso conto solo all'ultimo. Sì, vabbè. Sì, sì. E quindi non so che si sono ripresi. No, adesso sono a terra. C'è gente che tipo, ma cosa sta succedendo? Si stanno proprio. Capisci che sono persone che si sono risvegliate da un incubo, tra virgolette. Mm-hmm. Quindi dimmi tu. Tengo l'azione di scorta. Intanto corro mezzo di voi. Ok, Arnaldo. Io direi che tutti. Sto guardando la lista. Vai, vai, vai. Sì. Tirala. Sei il signore del caos, Manto. Sarebbe divertente. Sì, ho appena guardato una che si chiama organo sessuale, però vabbè. Sì, anch'io. Se la tiro. Si può. Quella dovrei prendere la stima. Quella è clamorosa. Quando Luca, tipo dei bambini di 10 anni, mi chiedevano che cos'è quella, era clamorosa. Comunque, di base ti chiedo. La sta tirando davvero? Sì, okay. Sì. 4. Ah, 4 si fa così? Sì, no, perché pensavo di fare primo e secondo numero. Ah, no, certo, anch'io. certo, è così, scusami, ho fatto una gara. 3, 1, 3, 1, ipertricosi. I peli. Irsutismo e malattia assorbita. Sono andata vicino a quella che mi sarebbe piaciuto prendere, che era corna spezzate, però vabbè. Un po' il boy, sarebbe stato bello. Te, però nel boy irsutismo. Hai sviluppato un fatto fenomenale. Permette di fiutare prede e percepire odori di distanze molto elevate, proprio come fanno gli animali. Vabbè, sentire l'odore del pelo. Però posso dire che stai diventando la cosa più Awa. più satanica della storia. Sono il caprone in questo momento, mi mancano le corna. La prossima, Ok, prendo un attimo le redini della situazione, prossima. Ovvero che, giusto per farvi capire, che tu, Claudiano, ti rendi subito conto che Lisara è un attimo fugace, ma veramente le è successo qualcosa. A te sembra che qualcuno gli abbia spaccato i denti, eppure gli ha tirato delle frecce, non vedi buchi, è strano. E lui invece è ricoperto di peli, ma ricoperto. E sì, tra l'altro è peli sporchi. Adesso vi dico cosa succede a me, perché quello era l'illusione. Ah, ma anche tu ti butti? Sì. Annerire i legami, ragazzi, serve a creare anche poteri molto più potenti, perché ne rendone due, è un potere che si evolve, tra virgolette. Quindi... Ma no, quella cosa dei legami, perché ok, le virtù le abbiamo viste, abbiamo capito. È grosso modo la stessa cosa. Facciamo un esempio: tu hai, c'è sempre una via di fuga. Mm-hmm. Facciamo un esempio stupidone. Se tu lo annerisci una volta, potresti creare tipo dei passaggi. Tu tipo crei dei passaggi tra le pareti. Al primo step. Al secondo, mi dirai la sua evoluzione. Quindi, che ne so, apri dei passaggi alle pareti, sono teletrasporti. Madonna. Vai di porta di sì, però è sempre bello, e siamo sempre stati sostenitori del dammi una cosa brutta in mezzo a tutta questa roba bella, perché altrimenti boom, vai in esplosione. Ah beh, comunque un gioco che si esaurisce in 5-6 sessioni, quindi bisogna spararci dentro. Sì. Allora, io ho pelle serpentina. E che era l'altra su cui ero deciso io prima. Bello. Alcune parti del mio corpo si ricorpono inspiegabilmente di squame, ma il colore della mia pelle non cambia. Questa orribile mutazione porta però con sé un piccolo vantaggio. Le mie braccia, similmente a due serpenti, si disarticolano e si muovono come se fossero prive di ossatura. Che schifo. E mi sarà persino possibile allungarle fino al doppio della loro estensione. Che schifo. Dalsim. Mister Fantastic. Oh ragazzi, visto che avete molte stimmate, le stimmate partono cariche. Ok. Quindi dovete annerirle. Vuol dire che quando userete il potere sarà automatico, ovvero Claudio potrà disarmare
qualunque persona lui veda. Tu potrai disarticolarti e allungare, e tu potrai invece fiutare a grandissima distanza. Però, quando lo usate, è automatico, non c'è test, dovete cancellare, dovete cancellarlo. Per ricaricare il potere dovete fare in modo che questa vostra terribile stigmate ritorni in gioco, quindi tu dovrai... Io puzzo. Eh sì. E il puzzo di cane bagnato. Ma il tuo puzzo dovrà fare succedere qualcosa di... Sì, brutto. Deve essere plateale. Sì. Il sulfurio pure. Okay. Ah, sulfurio, bella, sulfurio, sì. Ragazzi, non c'è tempo da perdere. Lui vi prende e vi vorrebbe portare via. Cosa fate? Vi dite qualcosa, fate qualcosa. Non è il momento di aspettare. Non voglio nemmeno sapere che cosa diavolo è successo. Che brutta bocca. E lo prendi per i peli. Okay. No, non tirare! Ok. Partite. E tra l'altro, incredibilmente, il sale è stato in un qualche modo profetico in questa situazione, mica tanto, e tirate verso la spiaggia, immagino, comunque verso la costa. Verso la costa, sì. Allora, ragazzi, abbiamo una mezz'oretta, cerco di fare un'accelerata, così per arrivare al cuore. Arrivate verso la spiaggia e finalmente alla spiaggia vedete la situazione, voi vedete Kaffa fortificata, vedete l'enorme esercito dei tartari posizionato dall'altra parte della costa, quindi dall'altra parte della città, e capite che ce n'è un'altra metà dalla vostra parte alla vostra destra, facciamo conto, davanti a voi il Mar Nero, che comunque è una distesa d'acqua a perdita d'occhio. Vi rendete conto che la città, se il console continuerà a proteggerla in questo modo, è spacciata, cioè voi vedete veramente la distesa di gente, e continuamente in volo vedete i cadaveri, vedete questi puntini neri che volano. Tra parentesi, tu l'avrai letto, ed è uno storico inglese che ha detto la prima guerra batteriologica è nata nel 1350 alla sedia di Kaffa, perché i tartari, a differenza degli europei, che non capirono il funzionamento del contagio, tant'è che gli appestati venivano solo emarginati, non erano da tenere in quarantena. Sarà nel 1600 che ci arriveranno. I tartari invece capirono, un po' per superstizione, che i cadaveri morti di peste andavano smaltiti. Più velocemente possibile, sì. Cosa più veloce di una catapulta. Esatto. Una volta sulla spiaggia non avete assolutamente problema a recuperare un qualsiasi tipo di imbarcazione, perché è stato tutto abbandonato nell'arco di poche ore. Io me ne scelgo una che sia comoda per tutti quanti noi, dato che sono marinaio e quantomeno so scegliere. Ah, vero, grande. Veneziano. Grande. No, sì. Che bello, perché li ho scritti e poi mi sono dimenticato di ogni cosa. È una scoperta, che bei personaggi. Va. Ma come sono stato bravo? Si dà le pacche da solo sulla spalla. Quindi alla fine la barca ne vado a beccare una che riusciamo a governare, nonostante loro siano terricoli, non so come, di terraferri. Sì. Ok. Compagno. Bene, direzione? Rotta? Esatto. Rotta gliela dico io, perché per caso di Dio. Perché il mio istinto di sopravvivenza, di cercare le tracce di prede, mi porta perlomeno a dire: evitiamo dei posti che potrebbero essere scontati per una creatura del genere, da come me l'ha raccontata mia madre. Poi puoi provare, che cosa mi ha raccontato mia madre. Puoi provare. Cerebro, decisamente, sì, perché cerco di trovare una cosa. E predatore. E basta. Certo. Zero. Bravo. Meraviglia, direi. 2, 2, 2, 3, 4. Tu non sapresti, non sapresti. Perché sono abituata alla steppa e non al mare, quindi boh. Ok. Sì. Provo io. Vai. Allora, io volevo provare anch'io con Cerebro. Un bambino cresciuto troppo in fretta. Avrò passato sicuramente qualche nottata nel bordello ad ascoltare i racconti dei marinai che venivano a farsi le loro ripassate. No? Sì. Trattando da pari a pari con loro, perché ormai ero elemento dell'ambiente lavorando lì dentro, e quindi sicuramente storie di sirene e di avvistamenti di sirene all'interno del mare saranno sicuramente venute fuori. Può
Puoi provare. Puoi provare. Ah, io mi sono dimenticato di dirvi una cosa importantissima, visto che questa è praticamente una one shot. Ovvero che una volta a sessione voi avete la possibilità di tramutare tutti i dadi bianchi in successi, e forse Claudio questa cosa poteva interessarti, o tramutare o ritirare tutti i neri. Ok. Vi costerà del sangue, ma lo potete decidere. Se vuoi, Claudio, possiamo... Tanto hai fatto zero. Se ti ricordi il numero di dadi bianchi e quello dei dadi neri, vabbè, possiamo... Sì, molto semplice, era 3-3. Perfetto, possiamo... Intanto se vuoi andare tu, Claudiano, sì, vai. Sì. Allora, mi servono... Non so perché io lo chiamo Claudio 4, e te Claudiano. Qua è assonanza, 2, 4, 6. Sono 6 blu e un rosso. Vai. Quanti blu hai? Ne ho 2. Thank you. Uscirà il nostro eroe a fare un no. Uno. Uno. Non ti dice, non hai idea. Assolutamente. Io ritiro i neri. Ritiri i neri, Spavaldo. Perché sono masochista e voglio... No, no, voglio che... non facciamo venire fuori cose, dai. Esatto. Un 6 e un 1. Allora, in realtà... No, fai 2. Fai 2. Faccio 2. Fai 2, ti segni uno nero e... Ti pulisci il sangue. Ah, un uno rosso ti leva solo un successo. Un successo. Non è, questo è importante, non togli i dadi. Sì, sì, togli un successo. Esatto. Ora... Diciamo questo, diciamo che il tuo è un andarci vicino, ovvero che il consigliere che manco si è presentato vi aveva detto una cosa, che il centro del Mar Nero era il luogo dove delle sirene della Crimea stavano. Tu unisci questa cosa, ma arrivare al centro del Mar Nero sono giorni di navigazione molto grosse e voi siete su una bagnarola. Poi vediamo le abilità del grande marinaio. Sì, ma comunque ti ho detto che era governabile da uno, quindi pitando esatto. Bagnarola non può essere. Esatto. Una zattera. Esatto. Esatto, sì. Però tu, diciamo che da un punto di vista, chiamiamolo così, esoterico, tracci una rotta che secondo te può centrare con, può essere un fulcro di questo mare. Anche perché si parla di storie. Di... Esatto, perché la cosa che annerisco è appunto la madre, una storia per tutto. E il potere, la prima parte del potere di questo, una storia per tutto, è che quando incontro una creatura che non è di questo mondo, quindi non sicuramente sui soldati, però... So una cosa segreta su questa creatura, che mi dirai tu, non so che cosa sia, ed è una cosa segreta. È comunque legato a un tiro, però puoi scoprire. Meraviglioso. Ok. E in questo caso, ragazzi, ve lo dico molto rapidamente, lui è in una situazione ibrida, perché ha un pallino nero, uno slot nero e uno bianco. Significa che lui può ancora usare le storie della madre, ma con un dado bianco. Ma può usare il potere del segreto con un dado nero. Quando lui deciderà di potenziare questo potere, le storie della madre vanno a farsi benedire, ma non solo, ma sua madre succederà qualcosa, perché ragazzi, una cosa che non vi ho detto, perché abbiamo fatto una cosa molto plug and play, ma tutte le cose che voi state facendo in una campagna lunga avrebbero delle conseguenze brutte, brutte, certo. E lui potenzierebbe il potere se mettesse il secondo slot. Ok. Però mia madre in realtà era tipo una strega dell'oltrevelo. Esatto. Ok, ragazzi. Beh, ho pensato per tutte queste cose. No, il marinaio deve un attimo restare. Lui ha un'idea. Io ho un'idea di andare più verso il centro del Mar Nero, più che verso il centro del Mar Nero. Arriviamo al punto più profondo, che non è così lontano, e scendiamo. Rifammi i gesti. Il centro del Mar Nero invece che il centro, più verticale e meno orizzontale. E come facciamo? Vuoi andare dove è più profondo il mare? Esatto. Beh, non è difficile. Appunto. Si può fare. Come si manda una nave? No, che nave? Andiamo noi. Oh. Io non so nuotare. È il momento giusto per imparare. Beh, tecnicamente dobbiamo andare a fondo, quindi non è che tu debba saper nuotare. Ok. A proposito, Hector, uno dei serini, se devi... Già ricomparso? No, dico se devi... vai tranquillo. Uno degli esserini salta fuori, dice, errante, ma hai conservato, vero, un po' di sale? Tutto. Di quello... Ah, ok. Ecco, io sento soltanto dei canti di disperazione, ma
I tuoi compagni hanno del sale, vero? Io non l'ho usato. La donna. Non ci dice okay. La donna no. Io l'ho lanciato negli occhi della guardia. Da, puoi condividere. Alla guardia. Anzi, io condividerei quel sale, perché io sento che voi state entrando in un brutto guaio. E a cosa dobbiamo fare attenzione? Ok, vi dico una cosa, ragazzi. Se qualcuno guarda verso di lui, lui non sta parlando con nessuno. Bene, ottimo. E voi gli esserini li vedevate, ma lui sta parlando da solo. È completamente pazzo, fantastico. E lui ti dice... Scusa, cosa mi hai chiesto? E a cosa dovremmo stare attenti? Allora, al di là del velo, ovvero nel mondo dove state per arrivare, innanzitutto noi non ci sentiremo mai più. E non funziona come nel mondo degli ignari. Ci sono delle regole molto diverse. Molto, molto diverse. Ma voi arriverete in fondo alla vostra missione, io ne sono sicuro. Mi fido di te. Sì. Ok. Mio cugino sa scrivere. No, condividi? No, loro pensano che i pazzi. Bellissimo, bellissimo. Ok, ragazzi. Perché immagino che io sono lì in un angolino a parlare e loro sono andati avanti. Ok. È una nave grossa come questa. No, a tirare le gomene, a stendere le velacce. Ma che gomene? È una barcaccia che ha reti. Sì. È dato da un cretino. Una vela da stendere ci sarà. Ma c'è una vela, ma è... sono le tue mutande. Ah, c'è la vela. Poi una si ritira. Oddio, non penso sia... Se no è una scialuppa. E io mi aspettavo la scialuppa a rete, anch'io tra virgolette. No, io ero pensavo a quella barchettina con la. No, la dai, stiva. Essendo lì marinaio, ci può anche stare che ce la faccia con una velettina. Ci porta in giro a vela. Non pretendo sia una caravella, ma una vela. Ma è il 1300, sono tutti poveri e senza niente. Ma c'è vestiti dei morti. La toppia. Come che era il Moro di Venezia? Quella che ha fatto la Copa America. Quella la coppa peste. Ok, io direi che a un certo punto caro Arnaldo, che ci segue dalla regia, ma ti informo e basta, sentite tutti quanti un forte rumore d'acqua, come acqua che non solo le Caraibi del Mar Morto, non solo onde, ma proprio quando ti trovi in un punto dove sotto di te si sta muovendo qualcosa effettivamente, e tu a un certo punto, dimmi tu cosa intendi fare, vedi davanti a voi che si sta formando un gorgo. È un gorgo che tecnicamente plausibile, tuttavia quindi un gorgo. Hai detto che dobbiamo andare giù, e io mi avvicino alla donna giù sì. Lisara. A Lisara. C'è ancora il sale? Tu sei in grado di tenere il respiro? Tu l'hai buttato verso la guardia, il sale. Tieni, non lo perdere. Gli do un granello. Va bene, prendo un granello di sale. Non lo buttare, è importante. Eravamo immersi nel sale fino a poco. Non lo buttare! Non lo butterò. Tu, 3, 2... Ok, ora, lei si è tuffata? Inizio a trattenere il respiro perché so che andrà a finire. Guarda che è lunga, eh. Io, capitano, lei cosa fa? Tiro la vela un attimo, faccio vabbè e andiamo. E tiro il timone a dritta per buttarmi al centro del gorgo. Ok. Che ti sto immaginando stile Barbossa? Sei un gioco! Io no. Dobbiamo prendere più velocità! Io no. Ok, visto che ci abbiamo verso la conclusione, io direi che succede questo. Nel momento in cui tu decidi, tanto ormai veramente siete tutti lanciati in un atto di fede a questo punto, perché siete lanciati verso delle credenze, delle parole che vi sono state dette da una creatura che era sì dotata di poteri, ha evocato l'oro, aveva probabilmente tenuto sotto scacco un'intera città, perché se il console era quello che era, probabilmente era colpa di questo consigliere. La tua nave comincia a navigare proprio in senso stile Pirati dei Caraibi lungo le pareti del gorgo, che man mano che tu ci entri dentro si allarga, e io direi che
travolti dagli schizzi d'acqua, dagli spruzzi, dalle correnti, dal vento e quant'altro, non sapete più se ciò che sta accadendo è reale oppure no, vi risvegliate come se improvvisamente la tempesta, una tempesta perfetta, si esaurisse istantaneamente. Vi risvegliate upside down, come tra l'altro in Pirati dei Caraibi con la maledizione delle fortune fantasma. Esatto, upside down, la barchetta riemerge in un scenario completamente diverso. Siete sempre nel Mar Morto, nel Mar Nero, scusate. Sì. Non vedete più Kaffa, non c'è più l'esercito dei tartari. L'acqua è nera come il petrolio ed è densa come il sangue. Siamo nel Mar Nero del Vabbè. Assaggio, perché il cielo è nuvoloso, è cupo, non si capisce assolutamente se sia giorno o notte, se è una notte particolarmente luminosa o un giorno particolarmente buio. È il paesaggio più desolante che voi possiate ammirare e siete in un altro mondo, siete completamente dall'altra parte. Però il mare è piattissimo, non ha correnti, sembra un'enorme distesa d'acqua, ma come se la rovesciassimo su questo tavolo, cioè è piatta. E la vostra nave ad ogni piccolo movimento lascia queste ondine, ma non ha correnti, non ha onde, non ha niente. È una distesa di petrolio e voi siete in mezzo. Ma non c'è manco vento. Niente. Io prendo il remo di cui già facevo uso prima, non sapendo che c'era la vela. E io non volevo smentirti perché inizio a remare. Da che parte adesso? Momento. Momentum. No, ho dimenticato il latino. Mi è rimasto, perché dirlo. Come mercante, quando arriva il cliente che ti chiede una cosa e tu ne stai facendo un'altra, fai momentum. Ah, certo. Sniffo l'aria. Ok, ci sta. E cerco di individuare un odore che sembri un misto di pesce e uomo e umano. Che non so perché non mi viene un'idea più intelligente. Perfetto, quindi usi il potere della tua stima. Esatto. Sai che si dice che gli organi sessuali abbiano odore di pesce. Esatto. Eccola. Grazie, l'ha detta tu. Sento metallo, è metallo. Sì. No, va bene. No, è quasi scientificamente corretto. Esatto. Ok, tu ti cancelli, perfetto, hai svuotato il coso, automaticamente tu senti, e ti viene da gridarlo il gruppo, che sotto di voi sta arrivando qualcosa. Aggrapparsi! Al remo, io faccio così, io mi attivi, comincio a rimare a vuoto, e siccome sono l'unico a remare la nave gira a vuoto. Sì, perché io mi afferro da un lato la nave e dall'altro Claudiano. Ok. E io sono l'unico stronzo che continua a remare. Sì, mi ha detto aggrappatevi, io mi aggrappo. Io mi tengo al timone. Io sono bloccato. Ok. Succede questo, voi vi aggrappate, ma vedete che la nave... letteralmente, se questa diciamo è questa è la nostra nave, mi spiace a favore di camera che questo esempio bellissimo non si possa vedere, semplicemente dal pelo dell'acqua viene sollevata, ma viene sollevata da delle spire di un corpo squamoso, bianco, tra l'altro è inquietante come sia bianco come la tua pelle, quindi una cosa molto inquietante, delle spire che si attorcigliano sulla nave e la alzano di fatto, queste spire saranno lunghe decine di metri, perché attorcigliano la nave e la sollevano, quindi c'è molta roba sott'acqua, e dal pelo dell'acqua nera, quindi tutto ciò che emerge dall'acqua si deve liberare di questo liquido nero, arriva dinanzi a voi una sirena, ma è una sirena completamente diversa da quanto voi poteste immaginare, perché è una sirena che avrà come minimo una coda che sarà lunga 20 metri e non vedete la punta. Quindi ha attorcigliato la vostra nave. Quindi è minimo. Esatto. Lei invece è una donna, sì, bellissima, ma con dei tratti talmente mostruosi, talmente da mostro degli abissi, che è difficile pensare che possa essere la sirena romantica che sbuca dal pelo dell'acqua e seduce tutti. Ma soprattutto non riesco a immaginarmi il bellissima e tratti da... mostri marini. Sì, è un... Non hai guardato a sufficienza cartoni giapponesi. Esatto. Dove ci fossero delle... dei tentacoli. Chiamiamoli cartoni giapponesi, vabbè. Sì. Sono cartoni, sì. Sono giapponesi. Sì.
Quindi è una sirena albina, albina, completamente bianca, quindi è fa strano perché è squamata, ma è del colore del, della nostra pelle. Emerge fuori dall'acqua, ha gli occhi completamente iniettati di sangue e i suoi capelli, che all'inizio sono capelli effettivamente, si agglomerano, tra virgolette, all'altezza delle spalle e diventano una sorta di membrana piatta. Quindi lei è questa mantellina semitrasparente, tipo della stessa materiale delle pinne, una membrana, perdonatemi se non conosco, ma... E lei è ricoperta di questa, da questa mantellina. Lei vi ha alzato. Lei, di base, il suo tronco è il doppio di una persona normale. È gigantesca. Emerge dall'acqua e ci avviamo alla scena finale della nostra sessione. E dice: pare che siate arrivati esattamente nel luogo in cui volevate arrivare. O sbaglio? Non sbagli e abbiamo una richiesta per te. Dettaglio: lei ha una rete, una retona, perché immaginatevi quanto può essere grossa, una retona che contiene, facciamo così, una ventina di corone di re. Lei ha, quindi porta sempre con sé una rete da pesca contenente delle corone da re. E lei dice, scusami, siamo giunti dove volevamo e abbiamo una richiesta per te. Ditemi, e il fatto che voi non siate a piangere ai miei piedi soltanto la mia voce significa che qualcuno fino qui vi ha aiutato. Tu senti dietro di te tipo così delle bombe. Il nostro signore ci ha chiesto di portarti da lui. Chi? Lascia che finisca il mio racconto. Il nostro signore ci ha chiesto di portarti da lui, o meglio, il suo inserviente ci ha chiesto di portarti da lui. Ed è una persona che io vorrei vedere morta. E a giudicare dalla quantità di corone che porti al tuo fianco, credo che possiamo trovare un accordo. Noi ti porteremo fino dal nostro signore e ti aiuteremo a farne ciò che vuoi. L'importante è che la città sia libera dalla sua influenza nefasta e che le sue popolazioni siano finalmente libere. Beh, anche Tartari, se li viviamo di mezzo, forse è meglio. Lei a questo punto dice: questa lucidità e questa capacità di capire ciò che per voi non dovrebbe essere comprensibile mi meraviglia. Prima di esprimermi, qualcun altro ha altri interessi, altre richieste? Siete convinti di questa posizione? Nel frattempo io vorrei usare... So un segreto. Vai. E beh. Mi pare il momento giusto. E usando una vita per gli altri, perché io lo sto facendo per liberare la città dall'influenza del console. Ho uno di sangue, uno del segreto e due del cuore. Occhio che il sangue dei tiranchi bianchi, eh? Giusto. Bella. Questo me ne cancella uno, ma ho un... Ah no, ho zero. Ho fatto 1-5-1-6 sui neri. Cavoli. Però aspetta, hai fatto un 6 nero, no? No. Niente. Tu sai che questa creatura ha molti segreti da nascondere. Tu puoi ripetere il tiro, magari facciamo andare avanti la scena, puoi ripeterlo segnandoti uno di sangue, ma puoi ripeterlo. È l'unica clausola. Prego. Io non... mi metto alla vista, mi sto nascondendo nella vela più o meno, perché sono aggrappato all'albero, mi sono aggrappato all'albero tipo koala. Sì. Ok, però parlo, certo, comunque, perché mi immagino che sappia che siamo, certo, lì. Parli a ventriloquo più o meno. E quello che vorrei fare è di cercare di capire dalle corone che ha rubato, quindi guardando bene quello che ha nella sì, sacca, i re che evidentemente ha sì, in qualche modo, e suggerire
sottovoce alla nostra portavoce attuale, sì, qualche dettaglio in più, perché però questo non so se può funzionare come regola, per permettergli di aggiungere dei tiri di dado a quella merda che ha appena fatto. Bello. Allora, quello che ha appena fatto non si può modificare, ma tu puoi creargli un vantaggio. Significa che tu puoi aiutarlo, tra virgolette, e abbasserai la sua soglia per un suo successivo tiro. Quindi, anziché entrare i 5 e 6, entreranno i 4, i 5 e 6. Ok, quello mi va benissimo come cosa, perché tanto sta parlando lei, mi va bene. Quindi tu vuoi capire dove provengono le corone. Da dove provengono le corone, i re, se erano sempre di questa zona, se... Vai, secondo me, tra l'altro, mercante ci sta molto bene, perché sei un uomo di mondo, tra virgolette, e quant'altro. Claudiano ed Hector, qualsiasi cosa, anzi, farei prima parlare un attimo voi, e poi tu fai il tiro intanto. Ah, sì, mi servono altri... due blu, credo, e un po' di rosso. Lei è molto stupita dalla sua, subito, la sua determinazione sul fatto che gli ha già proposto una cosa. Cioè, si aspettava di trovare quattro scemi, invece subito aggressivo. Era dal gobbo. Che ricarico. Che tiro di merda, ma no. Ma di merda, Mamma mia, io volevo parlare, ma sono rimasto senza parole. Facciamo così, parla. Io trovo cosa mettere in nero. Non lo so. Quello allora, è il re della Lidl. Aspetta, fermi un attimo, perché se lui parla, però se devo pianificare qualcosa, dimmelo ora. Allora, con tu hai fatto -1. Sì. Ma come, io non so come sia possibile. Benvenuto a parola. Benvenuto a parola. Quanti negativi? Arrivo subito da te. Un vantaggio gli hai dato. Grazie. Non per dirtelo, ma quest'uomo ha un indice di fumble di 2,1. Vuol dire che tira più il doppio di uno che di 20. Io, ragazzi, chiuderei la scena e poi farei così. La chiosa finale la dedico al nostro eroe. Ah, io semplicemente vorrei arrampicarmi sul suo tentacolo. Corpo, sì, sul suo corpo. E confrontare la mia mutazione con lei. Cos'è, vuoi fare mamma? No, allora tecnicamente è diversa, nel senso che tu sei proprio un serpente e queste proprio sono squame da pesce. Ok. Ma lo vedi anche ad occhio, eh? Comincio ad accarezzare lei. Ok, va bene, vedi che non fa una piega, quindi è molto tranquilla. Cioè, lo guardo, diciamo che emerge il mio lato bambino e la guardo con la curiosità di una cosa mai vista nella mia vita. Beh, no, certo, siete davanti a qualcosa di incredibile. Esatto, quindi sono semplicemente sorpreso. Io so di essere davanti a una creatura dai poteri sovrannaturali o... Sì, leggendaria, senza contare che per te, per il tuo personaggio, è, non dico che sia il coronamento di un sogno, ma è, tra virgolette, qualcuno ti sta dicendo che tutte le tue pazzie erano vere. Non dici niente. E io so di essere stato quello che non volevo essere, e colgo il momento. Ok. Le voglio chiedere di fare un qualcosa per lei, quindi lo dico direttamente: sono qui, siamo qui per volontà altrui, ma in realtà io volevo incontrarti per cambiare il mio destino e diventare quello che voglio essere. Ok. E cambiare il mio fato. Carpe diem. Ok. Quindi dare il... Tu vuoi in qualche modo convincerla di questo o ce la giochiamo? Potrebbe non dover essere convinta. Non è, appunto. Lei si rivolge a voi e dice: bene, mentre tu scruti le corone. Allora facciamo così: a meno che tu hai proprio un'idea precisa di come deve andare a finire, mi puoi dire cosa io ho capito dal non aver capito un cazzo e ti dico se faccio qualcosa. Tu non hai capito niente, ma tu senti... No, ma con meno uno potrei anche aver capito qualcosa di completamente scazzato. No, è un fallimento critico. No, semplicemente non ho capito nulla. Ma senti la stessa situazione delle saline. Io non ho mai visto due comunque piaghe nella stessa sessione. È la prima volta in anteprima fumble, io direi. Qua è possibile. E lei dice, quindi se voi due siete portavoci del gruppo... mi pare di capire che l'accordo con il console non fosse così interessante. Non c'è stato un vero accordo con il console.
Il console ci ha scelto. Il console non ci ha scelto. Ah, però a modo il suo. Il suo consigliere ci ha scelto. Giusto appunto. Capisco. Aveva delle proposte interessanti. Zitto. Io non ho tratto patti con lui, se ci hai fatto caso. Il fatto è questo. Ho due corone davanti a me, due poste ai lati opposti della costa. Una di uno stupido e avido genovese, mentre l'altra, quella che a me interessa molto di più, è di un imperatore della stessa dinastia, dell'Orda d'Oro, dinastia leggendaria, una delle poche che voi ignari e mortali potete vantare, poiché voi siete creature, non voi quattro, ma la vostra razza è insignificante. Detto questo, la vostra posizione mi incuriosisce alquanto, e se siete pronti per trattare, lo sono anch'io. Quindi, cosa volete in cambio di queste corone? Di quella corona che mi interessa soprattutto. La corona di Venezia! E torno indietro. La morte del console e del suo consigliere. Ok. E che avvenga nella maniera più spettacolare che l'uomo possa ricordare. Ok. Ma io mi riferisco più a voi. Che cosa volete? La corona di Venezia! La morte del console e del consigliere. Lo diamo? Io voglio guarire dalla peste e avere l'occasione di vivermi tutta la mia vita. Bene. Si rivolge a te e ti dice: una corona di Venezia? Eppure ne ho diverse io qua nella mia rete. Vedi che lei, ovviamente alle braccia, si volge verso la rete. E vedete tutti quanti che le sue corone cominciano a sciogliersi e a fondersi, come se fossero burro sciolto al sole. Ah! Lei si volge verso di voi, verso di te. Oh, okay. E la nostra sessione si conclude. Oh, grande! Con il mio sguardo, con il tic nervoso sull'occhio. Grandissimo. Quindi direi che lui potrebbe avervi condotto al combattimento con la sirena. Che grazie. Tu sei Scrat. Sì. Sì. Esatto. L'unica cosa che hai fatto è che ci nei guai e poi... Esatto. Beh, però ha fatto una cosa fichissima col sangue della salina. Per carità, però... Ma a me devono succedere le cose brutte. Ed è ricoperto di peli. Esatto. Sei Scrat. È Chewbacca Scrat. E questo è qua. Bello. Bello. Quello che avete ascoltato era Fumble e abbiamo giocato a Memento Mori, di cui Andrea è l'autore e di cui trovate il manuale sul Dragon Store, di cui metteremo il link nelle note alla puntata. Perfetto. Costa 30 euro, sì. 29,99. Sì. Sì. E sinceramente io ho avuto modo soltanto di sfogliarlo ed è figo. E li vale tutti, ne valeva anche di più. E quindi sono contento di averlo comprato, io ripeto, l'ho già letto due volte. Anche perché sono 300 pagine. 300 pagine a 5. Quindi va. E siamo un gruppo di pigne in culo su come vengono impaginati i manuali. Esatto. Quindi se diciamo che è bello, abbiate fede che... Bello. Non bello. Solo, a parte il gioco che è bello, anche perché sì, esatto. È molto sul nostro stile. L'approccio è più importante del resto. Questa serata me la conferma. Ma quel manuale è bellissimo perché le illustrazioni che ci sono non sono solo delle illustrazioni buttate in mezzo. Sul retro dell'illustrazione c'è qualche cosa che ti racconta l'illustrazione. Sì. Ed è una cosa che aggiunge un valore di folklore e io non so nemmeno raccontarvi. E io non posso far altro che ringraziarvi, specialmente Claudio che mi ha contattato, quindi... Esatto. È stato molto divertente. Io aggiungo che essendo una 5 formato libro e per i bibliofili rispetto al classico formato del manuale che è bello, 4. Esatto, però ma l'altro di ballo se lo vuoi leggere a letto è fuori misura, esattamente. Ma anche in metropolitana esatto. È impossibile, questo te lo porti, dove vuoi, ci sono un sacco di elementi e pare più. Una stronzata ma impaginarla 5 è più difficile che la 4. Certo che sì. Infatti è il motivo per cui ho fatto molto bene. Oh,
abbiamo sbrodolato il solito, quindi... no, io prendo tutto, vi ringrazio. Esatto. Tu prendi e io incasso. Grazie mille. Grazie ad Andrea, andate a mettere un like anche alla pagina di Memento Mori, anche perché ci saranno altre cose in giro, immagino. Sta arrivando roba, esatto. Sarete al Play a Modena? Saremo al Play, saremo allora anche al Cartoomix con lo stand Raven, purtroppo non ci saranno i tavoli perché il Cartoomix è un po' un delirio. A Modena ci saranno i tavoli, cosa che ci è stata richiesta ovunque, e poi ci saremo a Lucca per cose succulente. Quindi andate a Modena se volete giocarci e provarlo, andate al Cartoomix se volete comprarlo direttamente senza provarlo, perché ci avete visto giocare. Diventate fan, seguite Fumble GDR e QWERTY.it, anche noi saremo al Play a Modena, tra l'altro. Grande. Per 3 giorni con un banchetto dove potrete venire a giocare a cose anche da noi. Porto le birre. Porta le birre. Potete andare su Fumble GDR.it e su QWERTY.it e diventare soci di QWERTY, fare una donazione, ma... Cose altrettanto importanti che potete fare sono andare su iTunes e condividere e dare una votazione a 5 punti sangue o 5 stigmate e delle recensioni. Potete condividere il video e il podcast che trovate su Facebook, trovate il video su YouTube domani, trovate la wishlist da cui comprare delle cose da regalarci, potete venire a giocare con noi anche se non siete degli autori di giochi di ruolo ma siete semplicemente dei giocatori e volete fare una partita con noi, ci scrivete a gamemaster@fumblegdr.it e ricordiamo che settimana prossima iniziamo con la nuova campagna della Leggenda dei 5 Anelli. Yes. E va là. Io ho il terrore. Probabilmente fai bene. Probabilmente fai bene ad avere il terrore perché la Leggenda dei 5 Anelli è un gioco abbastanza serio. Ecco. Che quindi vi terrà impegnati perché non si può cazzeggiare più di tanto e con un elevato tasso di mortalità, perché nel manuale ci sono anche delle regole, delle house rule per dire no, ma se lo vuoi tirare un po' più per il lungo il combattimento puoi fare così e cos'ha. Noi useremo il regolamento base che dice il combattimento con le regole base dura 1, forse 2 turni. Quindi preparatevi a non sguainare la spada la prima cosa che succede. Detto questo, probabilmente giocheremo di nuovo a Memento Mori in una di quelle serate in cui manca qualcuno e dovremo riempire una sessione con un gioco extra. Grandissimi. E ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble GDR. Ciao! Ciao!